Buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Sveglia Trieste. Buon giovedì 1 aprile. Oggi avremo ospite in studio Vincenzo Zoccano della Consulta dei Disabili del Friuli Venezia Giulia. Poi parleremo anche in collegamento a partire dalle 9:30 con il direttore del Piccolo Omar Monestier. Ci sarà anche il collegamento con la nostra simpatica Nella Ulcigra. Insomma, il menù di oggi prevede anche collegamenti esterni, naturalmente. Oggi avremo Bernardo Gulotta che vedrà un po' qual è la situazione in città in relazione alla cronaca. Spiegheremo poi anche esattamente dove andrà, ma iniziamo subito dalle previsioni del tempo, anticipiamo quelle dell'Anella e andiamo sul sito dell'Osmer ARPA regionale per capire qual è la situazione generale. L'anticiclone presente sull'Italia tenderà a cedere da venerdì, quindi da domani, a partire dall'area alpina per l'arrivo di correnti in quota più fresche nord-occidentali. Per oggi, giovedì 1 aprile, cielo in genere sereno, poco nuvoloso, per velature e qualche cumulo pomeridiano in montagna, venti di brezza. Per la giornata di domani, intanto vediamo il nostro bel golfo, sui monti cielo poco nuvoloso al mattino, variabile dal pomeriggio quando sarà possibile qualche locale rovescio. Su pianura e costa cielo poco nuvoloso. Nella notte verso sabato qualche rovescio sarà possibile anche su pianura e costa. Quindi ancora tempo abbastanza buono sia oggi che domani, poi da sabato ci sarà un cambiamento. Allora andiamo a vedere la prima pagina del Piccolo, la prima pagina dei quotidiani in edicola oggi. Cominciamo appunto come sempre dal Piccolo che lancia questa notizia di cui vi abbiamo parlato anche noi ieri sera nel telegiornale. Colosso dell'acciaio punta su Trieste, previsti 400 posti. Lo sviluppo industriale dell'area delle Noghere. In giunta regionale il progetto di un impianto siderurgico all'avanguardia. A proporlo Metinvest con Danieli, socio di minoranza. Andremo a vedere nelle pagine interne questa importante notizia per l'economia della nostra città, della nostra zona. Poi ancora in primo piano, sulla prima pagina del Piccolo, la storia. Io disabile rinato in canoa dopo l'infortunio. Lo sport può rappresentare la primavera della propria vita. La storia di Francesco Vallone. Vediamo qui lo conferma. 4 anni fa sul posto di lavoro l'allora 22enne triestino viene investito da un carrello elevatore in cantiere a Monfalcone. La lunga riabilitazione. Oggi Francesco, il primo atleta di paracanoa in Friuli Venezia Giulia. Andiamo a vedere anche che ieri è stato annunciato l'avvio da oggi le prenotazioni aperte ai cittadini dai 70 ai 74 anni, si parla dei vaccini anti-Covid, c'è anche l'altolà, insomma, le riaperture da parte del governo Draghi, niente zone gialle fino al 30 aprile, altolà alle regioni sulle scuole per eventualmente fare norme più restrittive, quindi si torna a scuola almeno per il primo ciclo dall'asilo fino alla prima media, a partire dalla prossima settimana anche in zona rossa. Poi ancora, come funziona l'assegno unico per le famiglie con figli a carico? Va dai 50 ai 250 euro, sarà calcolato in base all'ISEE e al numero dei figli, il nuovo assegno unico per le famiglie. Poi ancora la cronaca triestina, Sacchetta, Riva Traiana, l'area dimenticata in attesa di un futuro. Ancora il Consiglio Comunale approva il bilancio, la Tari va a settembre. E questa è una delle notizie che andremo ad approfondire nelle pagine, nella nostra rassegna stampa, ma ora ci dobbiamo fermare per una brevissima pausa pubblicitaria.
Bentornati in diretta, allora andiamo a vedere la nostra rassegna stampa, cominciamo con il Corriere della Sera, la prima pagina, andiamo a vederla insieme. Il titolo principale riguarda quello che è stato deciso ieri a livello di Consiglio dei Ministri, vaccino obbligo anche per i farmacisti, Italia chiusa, tutte le regole per ripartire. Questo è il titolo che riassume un po' la giornata di ieri. Nel nuovo decreto per il contenimento della pandemia firmato da Draghi sono confermati i divieti per tutto aprile. L'Italia resta chiusa in zone rosse o arancioni. Dopo 2 giorni di braccio di ferro tra rigoristi e aperturisti, spunta il meccanismo che consentirà di allentare i divieti. Se un territorio avrà dati da zona gialla e sarà in regola con i vaccini, allora si potranno prevedere aperture. Sulle immunizzazioni arriva l'obbligo anche per i farmacisti. E Figliuolo approva il piano della Lombardia, la visita del commissario appunto in quella regione. Le misure, viaggi e deroghe, il nuovo decreto, c'è l'approfondimento. Andremo a vedere i dati principali. Nell'Italia chiusa resta il divieto di spostarsi tra regioni, ecco le deroghe, sia le seconde case in zona rossa, ma solo per congiunti, in arancione visite a parenti e amici fino alle 22. Questo è una sorta di riassunto, poi ci sarà sicuramente modo di approfondire il tutto con le domande più frequenti. Ancora sulla prima pagina il caso delle spie, tensione con Mosca, arrestato un ufficiale che vendeva carte segrete. Di Maio, un atto ostile, 5.000 euro a consegna, la moglie troppe spese, disperato per il mutuo, espulsi gli 007 russi. Quindi questo è l'articolo di Fiorenza Sarzanini. Poi c'è anche l'autobiografia di Hunter Biden, Biden Junior, Io un uomo solo, l'alcol, la madre morta, Biden Junior si confessa. Ancora viene ricordato da Walter Veltroni il processo a Eichmann, così il mondo scoprì la Shoah. E poi la rissa di Gallarate, il giudice, ragazzi a casa senza social. Quindi questa è la decisione del giudice. Andiamo a vedere velocemente anche la prima pagina della Repubblica, la talpa dei russi in primo piano, l'inchiesta, arrestato un capitano di fregata della difesa che vendeva documenti segreti NATO a 007 di Mosca. I soldi, no? Ogni consegna gli fruttava almeno 5.000 euro. Di Maio, un atto ostile, espulsi 2 agenti di Putin. La Cina, Shanghai, un superarchivio, custodisce i dati di migliaia di uiguri considerati terroristi dal regime. Le 14 stazioni del nostro Calvario, le idee, qui l'articolo di Stefano Massini, poi ancora l'Italia chiusa fino al 2 maggio, Brusaferro, così salviamo l'estate. Ancora via il decreto anti-Covid, Draghi vince lo scontro con la Lega. Si approfondisce anche in un articolo il maquillage di AstraZeneca, questo è il titolo provocatorio, insomma cambiare nome a un prodotto è un passo delicato da prendere in considerazione in circostanze eccezionali, si chiama appunto un'operazione insomma che viene fatta per i consumatori che può essere ragione di disorientamento. Allora andiamo a vedere anche la prima pagina del Messaggero Veneto, aprile senza zone gialle, prenotazioni per over 70, questo riguarda i vaccini, il nuovo decreto ritorno in classe fino alla prima media e obbligo vaccinale per i farmacisti, di questo si parla appunto a livello regionale in modo particolare. Poi anche la notizia, scontro furgone camion sulla A4, 2 morti al confine proprio con il Veneto. Allora, andiamo a vedere ora il piccolo, proprio la notizia di cui vi parlavamo anche leggendo la prima pagina del Messaggero. Vaccinazioni da oggi, aperte le agende per la fascia 70-74. Via le prenotazioni per i nati dal 1947 al 51 compreso. Riccardi in consegna 25.300 dosi di AstraZeneca, le iniezioni da metà aprile, tutte utilizzate le 180.000 fiale di Pfizer. Allora, noi abbiamo realizzato un servizio su questa partenza di una nuova tranche di vaccinazioni per la popolazione, riguarda appunto da oggi la popolazione compresa nella fascia d'età compresa tra i 70 e i 74 anni. Vediamo il servizio.
Si aprono da domani in Friuli Venezia Giulia le agende per le adesioni dei cittadini appartenenti alla fascia d'età 70-74 anni alla campagna vaccinale anti-Covid. Lo ha comunicato oggi il vicegovernatore Riccardi, ricordando che le modalità di prenotazione sono le stesse utilizzate per le altre categorie, il CUP delle aziende sanitarie, le farmacie e il call center al numero unico 0434 22 35 22. Si stima che siano circa 75.000 le persone interessate da questa tranche di vaccinazioni. Le operazioni di somministrazione del siero AstraZeneca inizieranno dalla metà del mese di aprile. Procediamo, ha sottolineato Riccardi, con la consapevolezza che specialmente intervenendo in queste fasce d'età, più velocemente vacciniamo, meno persone vengono esposte al pericolo di contrarre il virus con conseguenze gravi. Confido quindi in una risposta importante da parte dei cittadini che in questa regione, ha concluso, hanno già dimostrato un atteggiamento maturo e responsabile nel corso di tutta l'emergenza. Intanto lo stesso Riccardi, in risposta alle polemiche di questi giorni sui dati delle vaccinazioni agli ultra ottantenni, ha precisato che le 180.000 dosi di Pfizer ricevute finora dalla gestione commissariale, adatte a questa fascia d'età, sono state interamente utilizzate, mentre del vaccino Moderna la regione ha ricevuto poche dosi. Andiamo a vedere anche le decisioni del governo. Italia chiusa con possibili deroghe, ok di Salvini che attacca Speranza. Questo è il titolo del Corriere della Sera. Il leader del Carroccio dice: mi fido del Premier, non di lui, non di Speranza, evidentemente. Draghi, è un provvedimento che guarda al futuro. Alla fine, dopo oltre 2 ore di discussione in Consiglio dei Ministri, è passata una mediazione che almeno a parole accontenta tutti. Dopo Pasqua, se una regione sarà in regola col piano vaccini e se i dati lo consentiranno, si potranno anche valutare le riaperture di alcune attività senza aspettare la scadenza del decreto alla fine del mese. E la sintesi del confronto che ha visto da una parte i ministri della Lega, Forza Italia e Italia Viva, dall'altra quelli del PD e di LeU, con il capo del governo che ha cercato e trovato un punto di incontro. Alle 8 di sera viene approvato il decreto che, a meno di miglioramenti dei dati scientifici, lascia comunque in zona rossa o arancione tutto il territorio italiano sino a fine mese, che dopo Pasqua riporta a scuola gli alunni dalle materne sino alla prima media, che introduce uno scudo penale per gli operatori sanitari e sanzioni fino al demansionamento per gli infermieri che non si vaccinano. Per Mario Draghi è un decreto che guarda al futuro. Queste sono le decisioni. Qui vediamo anche una foto dei ministri. Tra i cosiddetti rigoristi c'è anche il nostro Stefano Patuanelli, mentre per gli aperturisti vediamo anche Maria Stella Gelmini, ministro per gli affari regionali, che è stata qui a Trieste in regione poco tempo fa. Il ministro della Salute mostra i grafici a Matteo Salvini. La situazione, dice, è molto seria. L'incontro in ufficio per convincere il leghista. Questi i retroscena. Come cambiano le regole? Vediamo allora vaccini e contagi, valori per riaprire, andamento della curva epidemiologica e della campagna vaccinale sono i due parametri per decidere le possibili riaperture. Per questo nel decreto legge viene specificato che in ragione dell'andamento dell'epidemia, nonché dello stato di attuazione del piano strategico nazionale, con particolare riferimento alle persone anziane e fragili, con deliberazione del Consiglio dei Ministri sono possibili determinazioni in deroga al primo periodo e possono essere modificate le misure stabilite dal provvedimento. Quindi questa è la possibilità in più. Scuole, gli stop regionali solo per le varianti. Allora vediamo, in tutta Italia tornano in presenza le scuole fino alla prima media. Governatori e sindaci non potranno chiuderle a meno che un territorio venga a trovarsi in situazioni di particolare gravità, come può accadere per la forza di una variante del Covid. In zona rossa gli alunni della seconda media in su, potranno frequentare solo a distanza. Invece in zona gialla e arancione, secondo e terzo anno della scuola secondaria di primo grado, ovvero le medie, si svolgono integralmente in presenza e le secondarie di secondo grado, cioè le superiori, garantiscono l'attività in presenza dal 50 al 75%. Sia le seconde case, anche in zona rossa, autocertificazione, così ci si sposterà, che per quanto riguarda appunto gli spostamenti sull'intero territorio nazionale.
locale, vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome. Ancora le visite, gli allentamenti, su parenti e amici nelle zone che si trovano in fascia arancione, consentito in ambito comunale lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata una volta al giorno in un arco temporale compreso tra le 5 e le 22, insomma si torna a un lieve allentamento. Questo non vale però, pare di capire, per le zone rosse. Ancora le sanzioni per i sanitari Novax, stipendio, si può arrivare anche allo stipendio sospeso. Uno scudo penale a chi fa le iniezioni previsto dal decreto. Poi sbloccati i concorsi degli enti pubblici per nuove assunzioni. Queste principali novità. Noi invece ieri ci siamo occupati con il prefetto di Trieste, Valerio Valenti, delle regole tuttora in vigore della zona rossa, in particolare in previsione del weekend pasquale, del fine settimana che ci prepariamo a vivere tra sabato e lunedì di Pasquetta, e allora possiamo anche risentire che cosa ci ha detto il prefetto ieri ai nostri microfoni per capire quali sono le possibilità. In particolare ha approfondito la questione delle seconde case che spesso ci chiedete anche qui a Sveglia Trieste e ha parlato del potenziamento dei controlli proprio in particolari zone della nostra città, tra appunto il centro, le rive e Barcola, che sono quelle più a rischio assembramento. Vediamo. Controlli potenziati per il fine settimana pasquale ancora in zona rossa, ad annunciarli il prefetto di Trieste Valerio Valenti. Polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale vigileranno sul rispetto delle norme anti-Covid da sabato a lunedì di Pasquetta, soprattutto in alcune zone per evitare gli assembramenti. Ecco, è stato valutato che l'attenzione si concentri soprattutto nella zona del centro, delle rive di Barcola. Queste sono diciamo sostanzialmente le aree più calde nelle quali si è verificato nei giorni scorsi il maggior afflusso di cittadini. Giornate in cui, in deroga alle limitazioni attuali, sarà possibile fare visita a parenti o amici, al massimo in due persone, con eventuali figli minori di 14 anni o disabili. Niente feste o riunioni affollate. Via libera invece alle seconde case. Sì, è consentito lo spostamento nella seconda casa anche fuori regione, con esclusione di quelle regioni nelle quali sono state adottate ordinanze che esplicitamente vietano l'utilizzo della seconda casa. È possibile spostarsi ovviamente limitatamente al proprio nucleo familiare e purché all'atto dell'eventuale controllo si indichi la disponibilità della casa, quindi il titolo di proprietà o di possesso, di affitto, che deve essere anteriore al 14 di gennaio del 2021. Infine l'appello del prefetto alla popolazione a non abbassare la guardia in questo periodo. Siamo in una fase, in un momento molto delicato. Si cominciano a intravedere degli effetti leggermente positivi di quella che è stata il periodo di zona rossa che stiamo attraversando. Quindi se vogliamo che tutto questo sia un traguardo realistico e alla portata di tutti, secondo me abbiamo la necessità, al di là dei controlli, al di là dei divieti, al di là di ogni limite, di comportarci bene. Abbiamo il dovere di stare molto attenti. Queste le parole del prefetto, e anche abbiamo sentito anche la polizia locale sarà impegnata nei controlli. Ora ci colleghiamo proprio con la polizia locale. Abbiamo al telefono l'ispettore capo Lionello Schillani. Buongiorno. Sì, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Ci sono delle novità oggi? Qualche segnalazione particolare? Allora, novità particolari no. Per quanto riguarda le segnalazioni, devo riferire che la notte è trascorsa tranquilla, solo interventi di routine, per noi nulla di particolare. Al momento il traffico è scorrevole, molto scarso di quello che vedo dai monitor,
e quindi la situazione è molto tranquilla. La notizia data ieri è che è stata riaperta la strada del Friuli, quindi da adesso dalla zona di Greta si può raggiungere di nuovo la località di Prosecco. La strada però è interessata da vari cantieri, infatti dove c'era la chiusura adesso c'è un senso unico alternato legato da semafori e ci sono altri tre cantieri oltre a quello. Il primo è dopo il faro, anche qui c'è un senso unico alternato regolato da semafori. Il primo è ancora più a valle, siamo in salita di Greta, anche lì c'è un cantiere ormai da tempo con un senso unico alternato da semafori. E più in alto, all'altezza del 356, c'è anche qui un cantiere con restringimento di carreggiata. Non abbiamo un semaforo, ma c'è un senso unico alternato anche qui. Quindi diciamo che per raggiungere Prosecco è una corsa ad ostacoli. Per quanto riguarda le varie chiusure, oggi verrà chiusa la via Grimani da via Cumano a strada di Rozzoi per lavori a cega, la chiusura durerà parecchio tempo. Inoltre sarà chiusa oggi la via Sara Davis per permettere dei lavori alla Cegas Elettricità. Qui la chiusura verrà solo in orario, diciamo, di cantiere, quindi dalle 9 alle 12 e dalle 13 alle 17 la chiusura verrà da Cordaroli a via Zelig. Ricordo ancora, fuori dal centro cittadino, che sia in raccordo autostradale 13 che in GVT, nello specifico GVT all'altezza del chilometro 8 più 650, ci sono vari cantieri con chiusure di carreggiata in ambi i sensi di marcia, quindi sia in direzione Venezia che in direzione Trieste. Fare attenzione, appunto, sono tutti ben segnalati, però comunque fare attenzione alla presenza di questi cantieri e degli operai che sono in carreggiata, che lavorano. Altre segnalazioni particolari non avrei, nel pomeriggio c'è solo una manifestazione in Piazza Unità, ma stante le restrizioni in atto, la manifestazione dovrà avvenire in forma statica in zona pedonale, quindi non dovrebbe interessare la viabilità ordinaria. Con questo Benissimo, restituirei la linea. grazie. Beh, mi sembra insomma un bell'impegno anche per oggi. Grazie, grazie all'ispettore capo Schillani. Buona giornata e buon lavoro a lei e ai suoi colleghi. Grazie anche a lei e a tutti i telespettatori. Allora, noi proseguiamo, torniamo in città, quindi l'abbiamo già fatto con questo collegamento con la polizia locale. Andiamo a vedere la pagina della cronaca cittadina del piccolo, proprio di Trieste. Allora, edifici in attesa di futuro, il nodo servizi nell'area Sacchetta Riva Traiana. Questo è l'approfondimento di oggi. Gli immobili da ripensare o sistemare fra via Ottaviano Augusto e Lausonia. La giunta comunale punta sul trasferimento del mercato come passo chiave. L'amministrazione municipale vuole portare la palazzina ex Museo del Mare, oggi del Demanio, nel suo patrimonio. All'ex Cartubi, vetri rotti, magazzini sventrati e materiali accatastati. Poco lontano, l'acqua marina crollata 2 anni fa. Poi magari più avanti, se riusciremo a recuperarlo, vi faremo vedere anche il servizio che abbiamo realizzato sabato proprio in questa zona, perché c'è stata la proposta avanzata dal coordinamento appunto per la piscina terapeutica di realizzare proprio una piscina terapeutica nell'ex mercato ortofrutticolo all'ingrosso, che è proprio poco distante dalla vecchia terapeutica di cui è crollato il tetto. Qui la vediamo anche in questa foto, la terapeutica a pezzi e con i sigilli. Poi prima la discoteca, poi l'ipotesi Kral, l'ex Etnoblog, collaudi per la base a mare del Nautico, insomma viene fatta tutta una panoramica su questa zona particolare, anche con interviste agli operatori della zona, dal barista al grossista. Chiediamo una svolta, ma gli anni passano e lo scenario non muta, insomma una situazione piuttosto statica. Il Consiglio approva il bilancio, altra notizia sicuramente importante, la Tari rinviata il 30 settembre, questo è il dato principale che viene evidenziato in questo articolo, il dibattito con scintille su terapeutica proprio e Piazza Sant'Antonio, ufficiale lo slittamento per il pagamento della prima rata della tassa sui rifiuti, l'opposizione cassate le nostre proposte, la maggioranza fate meglio, insomma un botta e risposta riassunto qui, ma immaginiamo insomma sia andato avanti per molto più tempo. Approvato a maggioranza l'ultimo
l'ultimo bilancio preventivo del terzo mandato di Piazza. Nella seduta di ieri il Consiglio Comunale ha dibattuto a lungo di Piazza Sant'Antonio, piscina terapeutica, ancora scintille fra le due ali dell'Aula per l'indisponibilità della maggioranza verso gli emendamenti dell'opposizione. Le modifiche proposte dall'Aula al bilancio di previsione 21-23 erano 31 in tutto, di cui 7 d'opposizione. La seduta si è aperta con una trafila di emendamenti di maggioranza fatti proprio dalla Giunta. Votato invece all'unanimità il provvedimento presentato dal leghista Razza, che rimanda al 30 settembre la prima rata della Tari. Tra le modifiche approvate anche la proposta a primo firmatario il forzista polacco per un intervento da 300.000 euro sul porfido di Barcola. L'unico emendamento di opposizione approvato, primo firmatario il Dem Svab, destina 13.000 euro presi dai fondi dei gruppi consigliari ai buoni spesa per i cittadini. È lo stesso che abbiamo presentato l'anno scorso, ha rilevato Martini, ed è l'unico che ci abbiate mai approvato in 5 anni di dibattito sul bilancio. Il vice sindaco Polidori l'ha fatto proprio come un segnale dell'Aula, ricordando che abbiamo messo una posta da 3 milioni sul tema. Acceso dibattito su un emendamento poi bocciato del Dem Barbo, che chiedeva di spostare 140.000 euro del milione previsto per il rifacimento di Piazza Sant'Antonio nel 2021 per la realizzazione di 2 aree gioco in via Archi e a San Giusto. Non è chiaro che cosa si voglia fare di Piazza Sant'Antonio, insomma, questa era la motivazione. C'è anche la questione, riportata anche oggi sul giornale, delle rette più care all'ITIS. Ne abbiamo parlato anche noi ieri nella nostra straordinaria, ieri sera, con la lettura di un comunicato che c'era appena giunto dal Consiglio d'amministrazione, al termine appunto del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto. Allora, rette più care di Piazza risolveremo, ma ci vorrà del tempo. Questa è la dichiarazione del sindaco. L'appello è a un intervento a livello nazionale per aiutare le case di riposo ad affrontare le ripercussioni del Covid. Ieri il Consiglio d'amministrazione dell'ITIS ha approvato l'aumento di 5 euro al giorno della retta a partire da oggi fino a tutto l'anno, a causa dei costi aumentati di 1,5 milioni di euro per l'emergenza. Il CDA, con una nota unitaria, ha aggiunto che a pesare l'occupazione di 290 posti letto a fronte dei 411 disponibili, con i relativi costi del personale. Insomma, questa è la situazione spiegata in questo modo. Ci dobbiamo fermare per una brevissima pausa pubblicitaria, ci rivediamo fra pochissimo. Bentornati, bentornati in diretta. Allora, andiamo avanti con la nostra rassegna stampa, in attesa di ricevere in studio Vincenzo Zoccano della Consulta Disabili del Friuli Venezia Giulia per parlare di vari temi, tra cui anche quello della piscina terapeutica, la possibile realizzazione appunto all'ex mercato ortofrutticolo all'ingrosso, ma anche di altri temi come quelli cruciali sicuramente riguardanti i vaccini in questo periodo, quindi i caregiver anche e le vaccinazioni anche per loro. Su questo tema interviene Barbara che ci scrive una mail. Allora, dice: buongiorno, il giorno 26 mio marito ha fatto il vaccino Pfizer per persona fragile. Doveva portare dei moduli in cui scrivere i dati delle persone conviventi, in quanto queste hanno il diritto di fare il vaccino. Ora, gli operatori non sapevano come gestire questi moduli e li hanno trattenuti. Ieri chiamo il call center per prenotare il vaccino in quanto convivente con persona fragile e mi dicono che questo modulo doveva essere firmato e timbrato e restituito per poter fare la prenotazione. A me e a chissà quanti altri è saltata la prenotazione perché purtroppo gli operatori non sono istruiti su cosa fare. Grazie e buona giornata. Insomma, ci segnala questo disguido, questa situazione, la signora Barbara, ma mi dà anche la possibilità di ricordare una notizia che è uscita ieri sul sito della regione,
comunicata dal vice governatore Riccardi, che dice che praticamente da oggi i conviventi e i caregiver delle persone estremamente vulnerabili potranno accedere alla vaccinazione presentando un'autocertificazione. Abbiamo introdotto questa semplificazione, ha detto Riccardi, per agevolare il più possibile le procedure di somministrazione del siero, una categoria che svolge un ruolo importante nel tessuto sociale della nostra comunità. Come ha spiegato lo stesso Riccardi, al momento della prenotazione, quindi CUP, farmacia o call center, i soliti modi, basterà dichiarare la propria condizione di convivente o caregiver di una persona estremamente vulnerabile. L'autocertificazione andrà poi presentata al momento della vaccinazione. Quindi è stata introdotta questa semplificazione, evidentemente per ovviare ai vari casi, insomma, di sguidi possibili per non rallentare l'importantissima vaccinazione di queste persone che assistono o convivono con le persone più vulnerabili, più fragili. Per varie patologie. Allora, questa è la questione appunto dei caregiver che sicuramente approfondiremo anche nel corso delle nostre trasmissioni. Torniamo alla lettura del piccolo per darvi conto anche della soluzione, insomma, o dell'avvio della soluzione di una situazione che ci avevate segnalato in tanti negli ultimi giorni. La pista Couture, cestini vuoti, niente rifiuti, il sollievo dei frequentatori abituali. Quindi che cosa è successo? Comune a Cegas, che lo ripetiamo, non hanno competenza specifica su questa strada, insomma, sono entrati in azione alla vigilia dell'inizio del servizio appaltato da Friuli Venezia Giulia Strada, che invece è quella che ha la competenza, previsto proprio oggi. Quindi pulizia fu, scrive Elisa Coloni sul Piccolo. Ieri, con un giorno d'anticipo rispetto all'annunciata tabella di marcia e con un piccolo colpo di scena, è iniziata l'operazione svuotamento cestini lungo la pista ciclopedonale Couture. Operazione apparentemente comune, ma che rappresenta una notizia, viste le polemiche degli ultimi giorni sul degrado in cui versava il frequentatissimo tracciato. A rendere possibile il via alle pulizie già ieri sono stati il Comune e Acegas, APS e AMGA, che non hanno competenza sul percorso, ecco qui, ma sono intervenuti per risolvere il prima possibile il problema. Spiega l'assessore comunale Polli, viste le numerose segnalazioni, il gran caldo di questi giorni e la massiccia presenza di gabbiani, abbiamo ritenuto fosse opportuno intervenire con una certa urgenza perché l'appalto della Regione con la cooperativa Querciambiente, affidataria del servizio, parte dal 1° aprile, ci sarebbero voluti altri giorni prima della pulizia. Quindi si è deciso, insomma, di intervenire proprio per far fronte a una situazione di emergenza. Abbiamo una telefonata. Pronto, buongiorno. Chi è in linea con noi? Buongiorno, la parla con me? Sì, buongiorno. Buongiorno, senta, io Sì. sono la signora Musti. Sì. Un mese fa, ancora di più, ho 83 anni. E ho fatto la richiesta per farmi il vaccino. Sì. Adesso non mi sanno dire il perché queste adesso che hanno 55, 56 anni si fanno il vaccino. Io sono andato in farmacia per domandare il perché, non me l'hanno saputo dire. Perché io devo aspettare fino al 30 aprile ancora per farmi vaccinare? Me lo sapete dire voi? Allora, lei ha prenotato, quando ha prenotato il Ma suo... un mese e 5 giorni fa. Ho capito, ovviamente lei avendo più di 80 anni dovrà avere il vaccino Pfizer, giusto? Le Non saprei, la sanno, ma Eh sì, anche loro non me l'hanno eh saputo sì, dire. è Allora così, adesso io signora, mi mi preoccupo ascolti? di Sì. come queste che adesso hanno 55, 56, Ecco. io sono andata a È dire. proprio questo il fatto, signora. Lei deve avere il vaccino Pfizer. Di dosi di Pfizer ne arrivano, insomma, con una certa lentezza, diciamo. Fra l'altro, proprio ieri l'assessore Riccardi ha comunicato che tutte le 180.000 dosi arrivate nella nostra regione sono già state utilizzate. Sono quelle che sono indicate per le persone ultra-ottantenni o per le persone Infatti fragili. c'ho 83. Esatto, e infatti per lei. Le persone che sono più giovani di lei e si vaccinano prima di lei devono però ricevere il vaccino AstraZeneca, che però per lei non va bene.
Ma mi scusi la sale ignoranza, sì, perché sono vecchia e sono sola, non mi so neanche spiegare, tra parentesi. Io devo aspettare fino al 30 aprile. Se le hanno dato questo appuntamento, sì, è così. Ho aspettato un mese e 5 giorni. Se le hanno dato questo appuntamento, evidentemente lei deve avere questa dose di vaccino. Non so dirle per quale motivo è così tanto tempo di attesa, però. Non è che si dovevano vaccinare quelle più giovani. Quelli più giovani usano un altro vaccino, però, signora. Si dovevano vaccinare quella di 55-56 anni. Signora, no, 55 no. Adesso si sono aperte le vaccinazioni per le persone tra i 70 e 74 anni. Ho capito, sì, però con il vaccino AstraZeneca, signora mi ascolti, mi scusi, per loro viene usato il vaccino AstraZeneca, evidentemente ce ne sono di più di dosi di vaccino AstraZeneca, e quindi lei deve aspettare che arrivino le dosi nuove del vaccino Pfizer, immagino sia questo il motivo. Se ha dei dubbi, provi comunque a richiamare il call center regionale, vede il numero lì in sovraimpressione, oppure torni in farmacia a chiedere ulteriori informazioni sul perché di questa attesa, ma la differenza tra lei che ha più di 80 anni e le persone che hanno di meno è proprio questa, il vaccino diverso, quindi chi ha meno di 80 anni può usare anche AstraZeneca e quindi viene vaccinato con le dosi che arrivano. E questo è il motivo, spero di averglielo chiarito. No, lei mi deve un'altra cosa, gentilissima. Dica pure. La guardi, adesso io dovevo andare a Catinara a vaccinarmi. Sì. Adesso ci conosceva più a Catinara. Esatto. Dove dovrei andare adesso? Al centro unico di prenotazioni al momento, che è quello del Porto Vecchio, in Porto Vecchio. Esattamente, la centrale idrodinamica del Porto Vecchio. Va bene, la ringrazio molto. Di niente, si immagini, speriamo che possa farlo presto, comunque se ritiene di dover aspettare troppo, perché effettivamente il 30 aprile è abbastanza in là, provi a informarsi di nuovo se possibile, magari anticipare questa vaccinazione, ma comunque se qualcuno più giovane di lei si vaccina prima di lei è perché ci sono le dosi di AstraZeneca che non vanno bene per lei, e questo è il motivo. Grazie signora per aver telefonato, buona giornata. Allora, andiamo avanti con un'altra notizia che abbiamo già sentito dal collegamento con la polizia locale. Strada del Friuli riaperta al passaggio dei veicoli con senso unico alternato. Qui vediamo anche la foto del sindaco Roberto Di Piazza al centro dopo la riapertura al traffico appunto della strada del Friuli, ma permangono comunque le difficoltà. Poi ancora alloggi per la terza età, ok ai fondi su Opicina, gli appartamenti nelle palazzine risalenti al GMA, il comune procede, il governo militare alleato procede con il programma di riqualificazione in via Sant'Isidoro e via San Biagio, progetto da 1,8 milioni. Ancora la proposta per il rione di San Giovanni, casa delle associazioni dentro l'ex scuola di via del Caravaggio, ne ha parlato ieri l'assessore Giorgi, poi magari rivediamo anche il nostro servizio su questo progetto di riqualificazione in collaborazione con l'Ater e l'Università del Rione di San Giovanni, ma sentiamo subito la telefonata. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, buongiorno. Buongiorno a lei. Ecco, volevo fare un'osservazione. Prego. Risultava estremamente prevedibile che affidando al centralino CUP le prenotazioni per la vaccinazione avremmo intasato tutto il CUP, come infatti stamattina è avvenuto. Sì. Ora io domando se era così complicato realizzare per tempo un'applicazione di prenotazioni online, visto che abbiamo una potentissima INSIEL e dei lungimiranti amministratori. Grazie della Buongiorno. Telefonata e di aver sollevato insomma anche questo problema. Buona giornata anche a lei. C'è anche un altro telespettatore che ci scrive sullo stesso argomento, se non ricordo male. Allora vediamo, si chiama Walter e scrive: ho sentito che il servizio prenotazioni online verrà attivato appena fra un mese. Mi sembra che chi di dovere avrebbe dovuto provvedere a questo importante servizio con maggiore celerità.
verità. Questa è la segnalazione appunto da parte di Walter, che si associa a quella del telespettatore che ha appena chiamato. Allora possiamo, vedo pronto il servizio, possiamo rivedere il nostro servizio sulla prevista riqualificazione del rione di San Giovanni, in particolare di alcuni stabili con alloggi ater, ma anche un po' la sistemazione di tutto, di tutta la zona. Vediamo subito il servizio. Una sessantina di nuovi alloggi attraverso il recupero di mini appartamenti degradati nel rione di San Giovanni, favorendo la riqualificazione sia del patrimonio di proprietà comunale destinato all'edilizia residenziale sociale che al miglioramento delle strutture sportive e scolastiche già esistenti, nonché la riqualificazione di alcune aree verdi. È quanto prevede il programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare, al quale il Comune di Trieste, l'Università e l'Ater hanno presentato domanda di finanziamento. Lo hanno confermato oggi, nel corso di una conferenza stampa svoltasi in Piazza Unità, l'assessore comunale ai servizi generali Giorgi con i vertici dell'Ater e i responsabili del progetto per l'Ateneo. Sì, ci stiamo impegnando a riqualificare in qualche modo tutti i rioni della città. Ha bisogno tutta la città di essere un po' rivista per quanto riguarda patrimonio Ater, intendo. In questo momento ci stiamo occupando di una progettazione altamente qualitativa, innovativa, che guarda in un'ottica veramente di rigenerazione del tessuto, smart, perciò digitalizzazione, parlo di Rione San Giovanni, progetto Pinqua, dove il Comune di Trieste ci ha dato incarico di progettare insieme all'Università di Trieste, diciamo una bella squadra, tre realtà istituzionali che si adoperano per un progetto di riqualificazione che ci vedrà protagonisti se vinceremo, se avremo l'opportunità di portare a casa un numero importante di milioni di euro, perché sono 16 milioni e mezzo di euro di investimenti, sono contributi che arrivano dallo Stato, ci vedrà protagonisti dal 2022 direi, per poi a chiudere nel 2026 di vedere rifiorire il rione di San Giovanni, che indubbiamente ha delle necessità assolute di essere rivisto in ogni sua situazione. Questo è il progetto. Allora noi andiamo anche a leggere alcune mail che arrivano di continuo al nostro indirizzo. Ci scrive Alberto: buongiorno, scusate, due coniugi possono andare da Duino a Monfalcone insieme in auto, autocertificazioni, mascherina, divisione dei compiti. Allora caro Alberto, non specifica per quale motivo, perché ci si può spostare addirittura all'interno del proprio comune e a maggior ragione quindi tra un comune e l'altro, soltanto per comprovate esigenze che ormai tutti conosciamo, per ragioni di necessità, di lavoro, di salute, eccetera. Se in questi compiti che lei cita nella sua mail rientrano anche le necessità, allora sì, altrimenti no. Buongiorno signora Laura, si parla ancora di vaccini, un attimo solo che cerco di riaprire, visto che essendo in zona rossa ci si può spostare nelle seconde case, scrive Marino, vorrei sapere se è consentito spostarsi in regione con il proprio camper. Dunque andiamo a vedere, non sono permessi appunto spostamenti neppure all'interno del proprio comune se non per comprovare esigenze di lavoro, salute o necessità, quindi purtroppo il camper deve ancora rimanere fermo. Questa è la risposta del governo. Poi ancora andiamo a vedere sui vaccini. La Germania sospende il vaccino AstraZeneca per gli under 60. Noi obblighiamo medici e paramedici a farlo con grande confusione. In realtà però medici e paramedici utilizzano il vaccino Pfizer, almeno finora sono stati tutti vaccinati con il Pfizer, gli operatori sanitari. Allora abbiamo una telefonata, pronto, pronto, buongiorno, chi in linea con noi? Buongiorno, buongiorno, penso che devo essere in trasmissione perché si sente talmente piano piano che faccio fatica a sentire a lei. Ogni modo volevo dire alla signora che ha telefonato prima per il fatto di avere il vaccino il 30 di aprile. Io ho fatto la prenotazione più di un mese fa, no? Io ho 80 anni ogni modo. E ho fatto l'appuntamento più di un mese fa e farò la prima al 3 di maggio. Dunque, ancora dopo di lei.
È più di un mese che ho fatto l'appuntamento. Mia moglie, che ha fatto 15 giorni fa l'appuntamento, ha già fatto la prima e farà la seconda prima che io vado ancora a fare la prima. Immagini lei, beh, ma io ormai, a parte l'età, a parte le mie patologie, per questo sono contento così, però insomma, spiritualmente in ospedale, sono tanti, insomma. Buono, la ringrazio, vi auguro una buona Pasqua a tutti. Grazie, e buongiorno. Grazie, buona Pasqua anche a lei. E ci dispiace insomma di questa differenza di attesa anche all'interno della stessa famiglia, ci saranno delle ragioni. Lei stesso ha comunque citato delle patologie particolari, probabilmente sono anche queste che incidono poi in questa situazione. Allora, dunque andiamo avanti con le notizie torniamo ancora una volta sul piccolo per vedere appunto le notizie di cronaca. Allora, in particolare la vicenda giudiziaria che si è conclusa con un'assoluzione, la vediamo qui, figlio solo in auto mentre era dall'ottico, assolta. Era successo l'anno scorso, il bimbo di 7 anni e il cane erano rimasti in macchina, un passante aveva allertato i carabinieri, da lì la denuncia alla madre. La madre però single è stata prosciolta perché il fatto non sussiste ed è stato spiegato anche il perché. Poi ancora l'inchiesta sulla depositi costieri, riciclaggio e fondi neri sequestrati a Formicola, beni per 5 milioni, un servizio che abbiamo realizzato anche noi ieri con il nostro Umberto Bosazzi, non so se è possibile rivederlo. Poi intanto leggiamo anche le altre notizie di cronaca, un chilo di marijuana e tanti soldi in lavatrice, 3 arresti a Valmaura, anche di questo abbiamo parlato ieri, e poi truffa del fotovoltaico, fra i 12 sotto accusa un avvocato triestino. Questa invece era una notizia una novità. Allora, una volta erano le enciclopedie o le batterie di pentole, stavolta i furbetti della truffa si sono concentrati sulla vendita di impianti fotovoltaici, virgolettato d'obbligo, perché la vendita sarebbe stata solo sulla carta. Una volta incassato il finanziamento, nessun impianto risulta mai essere stato installato. Insomma, era successo a Padova, ma c'è coinvolto anche un avvocato triestino. Allora, andiamo a vedere invece il servizio realizzato da Umberto Bosazzi proprio sull'inchiesta riguardante la depositi costieri. Pasquale Formicola, condannato in primo grado a 5 anni e 4 mesi di reclusione per autoriciclaggio e frode fiscale nell'ambito dell'inchiesta sull'acquisto della depositi costieri, è stato raggiunto da un provvedimento di sequestro di beni. Una serie di accertamenti patrimoniali eseguita dalla Direzione Investigativa Antimafia ha appurato come Formicola, 43 anni, nato a Cercola in provincia di Napoli, avesse reimpiegato illecitamente denaro in attività economiche intestate a prestanome, con notevole sproporzione fra redditi dichiarati ed investimenti effettuati nel tempo. Parte del denaro appunto sarebbe stato impiegato per l'acquisto della storica azienda triestina. Con il provvedimento odierno sarà pertanto sequestrato un patrimonio consistente in 5 società con sede nella provincia di Napoli che operano nel settore del commercio di prodotti petroliferi, 4 fabbricati situati fra Cercola e Napoli, beni mobili registrati fra cui un'imbarcazione del valore di circa 150.000 euro e rapporti finanziari. Complessivamente il valore del sequestro ammonta a oltre 5 milioni di euro. Ieri la Procura di Napoli aveva chiuso un'indagine dalla Guardia di Finanza di Trieste proprio in seguito all'affare depositi costieri, della quale il provvedimento nei confronti di Formicola sembra essere più che un'appendice triestina. Questa è la notizia di cronaca. Allora, andiamo a vedere ancora altri quotidiani. Dunque, La Repubblica, abbiamo già visto la prima pagina del quotidiano. Andiamo a vedere la questione delle spie in primo piano, un po' su tutti i quotidiani oggi. I segreti NATO nelle medicine, l'ufficiale italiano spiava in cambio dei soldi russi. Capitano di fregata della difesa arrestato mentre incassava 5.000 euro per aver passato documenti riservati. La SIM e gli incontri in una stazione metro a Roma con un militare del Cremlino. Il denaro era nei bugiardini. Quindi è una storia davvero di spionaggio, insomma, che rimanda a tanti romanzi. Infatti viene intervistato anche lo scrittore britannico. Forse gli
007 di Mosca più aggressivi che ai tempi della guerra fredda. Poi andiamo ancora a vedere sempre sulla Repubblica le reazioni, subito espulsi due diplomatici russi, l'Italia aspetta la contromossa di Putin. Mosca preannuncia una risposta simmetrica, ma c'è chi auspica un approccio diverso in nome delle relazioni amichevoli. L'ambasciatore Razov rammaricato, il Cremlino spera di preservare i rapporti, ma non apprezza l'esposizione mediatica. Capitale delle trame, adesso tutte le spie portano a Roma, questo l'approfondimento sempre della Repubblica. Si torna ancora invece a parlare dello scontro del governo, restano le chiusure, Draghi non è l'ora di passi più lunghi, e questa è la decisione che abbiamo già visto anche sul Corriere, ok al decreto Covid, niente giallo, nel senso di niente zone gialle, ma le misure potranno cambiare se i dati migliorano. Il Premier chiama Salvini che fa buon viso a cattivo gioco. Quindi stop di un mese alle zone gialle, ma lentamente si torna a scuola, a partire proprio dalle scuole del primo ciclo dell'infanzia fino alla prima media. Brusaferro, teniamo duro, e anche grazie ai vaccini l'estate potrà essere diversa. Questa l'intervista al presidente dell'Istituto Superiore di Sanità. La circolazione del virus decresce ancora poco, contro le varianti accelerare con le vaccinazioni, questo dice Brusaferro, portavoce del CTS, presidente appunto dell'Istituto Superiore di Sanità, che chiede di rispettare le nuove regole. Grazie a quelle e ai vaccini d'estate le cose saranno diverse. Questa è la speranza un po' di tutti. Il virus potrebbe essere sotto controllo. Professore, gli chiedono, sono appena state varate nuove misure, cosa dobbiamo aspettarci? Stiamo assistendo a una decrescita della circolazione, anche se purtroppo è lenta. È la conferma dell'efficacia delle misure adottate fin qui. Dobbiamo continuare a seguirle, tanto più siamo attenti nel farlo, tanto più aumenterà la riduzione dei casi. Gli italiani sono stanchi, gli fanno però notare. Lo so che è faticoso, veniamo tutti da oltre un anno di pressione, sforzo e sofferenza. È stato ed è un passaggio molto difficile per il nostro paese e per il mondo, ma lo scenario verso il quale ci stiamo avviando con decisione ci consente di guardare al futuro con più serenità. Certo, al momento sappiamo che il virus continuerà a circolare, ma sappiamo anche che grazie ai vaccini ci potremo progressivamente permettere più libertà. Quanto tempo ci vorrà ancora per venirne fuori? Gli chiede ancora Michele Bocci sulla Repubblica. È difficile da dire perché le variabili in gioco sono tante, però per l'estate lo scenario potrebbe essere diverso. Quali sono i rischi di una campagna vaccinale lenta? Durante le somministrazioni il virus muta per sopravvivere, così meglio andare veloci ed è importante sequenziare i ceppi isolati e mantenere le misure di contenimento. I vaccini danno un alto grado di protezione, ma stiamo ancora acquisendo dati sulla loro efficacia sulla trasmissione dell'infezione. Così ai vaccinati si chiede di usare la mascherina, rispettare distanziamento e norme di igiene personale. Insomma, queste le parole di Silvio Brusaferro dell'Istituto Superiore di Sanità. Ancora la notizia che riguarda il presidente della regione Lombardia, Fontana, indagato per autoriciclaggio, le nuove accuse sui soldi in Svizzera. Parte la rogatoria dei magistrati milanesi, il governatore pronto a dissipare qualsiasi ombra. Si ritorna appunto sulla vicenda, ipotizzato anche il reato di falso involuntary disclosure, la caccia ai documenti negli studi di tre fiscalisti. Allora, ci dobbiamo fermare per una brevissima pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo in compagnia del nostro ospite, ve lo ricordo, Vincenzo Zoccano, della Consulta delle Associazioni delle Persone Disabili del Friuli Venezia Giulia. Fra pochissimo. Però insomma, a
Bentornati in diretta, allora diamo subito il buongiorno e facciamo gli auguri, perché oggi ho saputo adesso il suo compleanno, a Vincenzo Zoccano della Consulta Disabili del Friuli Venezia Giulia. Buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie per gli auguri, buongiorno ai telespettatori e a te Laura. Ah, grazie, grazie tante e ancora tanti auguri anche da parte dell'assessore alle politiche sociali del comune, che è stato quello che mi ha comunicato Carlo Grilli, che è il suo compleanno. Quindi lo ringraziamo veramente, anche, grazie Carlo. Anche Carlo Grilli. Vincenzo Zoccano, ci siamo visti nel fine settimana per parlare ancora una volta della piscina terapeutica, che è un qualcosa che è molto atteso, no? da tante persone qui a Trieste. Dopo il crollo del tetto della piscina acquamarina ormai quasi 2 anni fa, lo ricordiamo, la piscina è ancora sotto sequestro con i sigilli, se ne è parlato anche fra l'altro ieri in consiglio comunale, quindi insomma fa ancora discutere. È stata lanciata questa proposta dalle associazioni che chiedono una piscina terapeutica, di realizzarla ad esempio nell'ex mercato ortofrutticolo all'ingrosso. Sarebbe una buona soluzione questa, secondo lei? Ma sicuramente è una soluzione che accontenterebbe tutti, in quanto tra l'altro lì si può realizzare una struttura non solo terapeutica di talassoterapia con l'acqua marina appunto riscaldata eccetera, ma verrebbe fuori un bellissimo polo sia riabilitativo che sportivo, e che riguarda naturalmente, potrebbe riguardare ovviamente la nostra città, l'intera regione, i comuni limitrofi, ma anche addirittura sono molto pochi i posti dove i paralimpici e gli olimpici possono allenarsi. Questo sarebbe un'ottima struttura proprio anche per loro, essendo poi vicina alla grande viabilità che collega appunto Trieste con il resto del mondo. Beh, insomma, crediamo che possa essere davvero la soluzione di mediazione che accontenta tutti. Mi pare che ci sia stata anche un'apertura da parte del sindaco, che ringrazio, la cui sensibilità a me personalmente è nota in materia, per cui credo davvero, visto che ho chiesto anche l'aiuto al credito sportivo, il mio caro amico Andrea Abbodi, il suo presidente, si è detto naturalmente disponibile a valutare in toto il finanziamento dell'opera. Dopodiché io mi aspetterei sinceramente, faccio un appello anche agli amici della regione, a Massimiliano Fedriga, Riccardi e alla sua giunta, perché insomma anche la regione potrebbe contribuire alla realizzazione di una struttura del genere, che ripeto non è una riserva indiana soltanto per le persone con disabilità, ma accontenterebbe davvero molteplici gruppi, i paralimpici, tutti i nuotatori, certo. Una palestra interna sarà prevista a barriere zero, una foresteria che magari accoglie appunto, e quindi c'è anche sviluppo economico, c'è anche turismo, perché se voi capite diventasse un polo di aggregazione del mondo paralimpico e olimpico, beh insomma anche la città ne beneficerebbe. Sicuramente. Allora, vedo pronto, ringrazio Franco in regia, il servizio che abbiamo realizzato proprio sabato, anche con le parole di Federica Verin, che coordina, no, questo sì. Gruppo di associazioni che chiedono a gran voce la piscina terapeutica. Allora, rivediamolo insieme, poi risentiamo anche le parole sia di Federica Verin che di Vincenzo Zoccano, poi proseguiamo commentando ancora questo e altri argomenti. A fra poco. Abbiamo formulato al Comune di Trieste una proposta per la realizzazione di questo centro polifunzionale polivalente presso il mercato ortofrutticolo, perché la struttura presente all'interno del Porto Vecchio in via di recupero non rispondeva in maniera adeguata alle esigenze dei nostri associati. Inoltre la piscina acquamarina si trova attualmente ancora sotto sequestro e quindi non offre garanzie circa le tempistiche per un eventuale recupero. Da un lato il crollo del tetto dell'acquamarina col sequestro
ancora in corso, dall'altro un rendering di una struttura da realizzare in Porto Vecchio diversa da quella richiesta con oltre 8.000 firme. Il coordinamento Nuova Piscina Terapeutica ritiene necessario un cambio di passo e chiede di realizzare un centro sportivo riabilitativo terapeutico nel mercato ortofrutticolo all'ingrosso, a pochi passi dalla piscina crollata. Si sviluppa su un'area di circa 25.000 metri quadri e che quindi può offrire plurime risposte. E in questo caso mi riferisco sia alla vasca da 25 metri con l'utilizzo dell'acqua di mare riscaldata, sia alla vasca più piccola per le fisiocure a carattere individuale o di microgruppi, ma anche lo sviluppo di tutta una parte relativa allo sport olimpico e paralimpico con la realizzazione di un invaso da 50 metri di acqua dolce suddiviso in due vasche da 25, tanto necessario per i diversi nuotatori triestini che spesso sono costretti a emigrare nel centro federale di Verona, a Firenze o a Roma per inseguire il loro sogno, e anche la realizzazione di un palestra zero barriere. Il progetto sociale vedrebbe anche la promozione dell'inserimento lavorativo di persone con disabilità. Il coordinamento spera di ottenere ascolto dal comune per questo piano, che può già contare sull'appoggio, tra l'altro, del Centro Sportivo Educativo Nazionale, del Comitato Italiano Paralimpico e della Consulta Territoriale delle Persone con Disabilità. L'amico presidente del Credito Sportivo, che ho avuto modo di incontrare a Roma qualche giorno fa, mi autorizza a dire che loro sono pronti a finanziare una cosa del genere qui nella location del mercato ortofrutticolo, proprio perché va incontro sia alle esigenze sportive che a quelle riabilitative, quindi quelle sociali. Ecco, questa è la proposta, dicevamo, appunto, per venire incontro a tante richieste, alle esigenze di tante persone, che già sta ricevendo, insomma, i primi consensi, no? Ma sì, anche perché teniamo presente che la struttura collassata non è recuperabile. Non è recuperabile perché nel frattempo, come dire, i costi benefici sarebbero tali per cui sono più i costi che i benefici, quindi le tubature ormai sono ormai da illo tempo esposte all'intemperie, alla salinità dell'aria che proviene dal mare, cioè voglio dire, io adesso non sono un tecnico, però mi è stato spiegato da chi fa questo mestiere che certo tutto si può fare, tutto è recuperabile, ma il rapporto costi-benefici di quella struttura naturalmente certo, non ci consentono di recuperarla. Poi nella nuova struttura, intanto mi piace dire, Laura, che questa struttura non è che è in antitesi, non è antitetica a quella di certo, Porto Vecchio. Un'altra cosa. No? È un'altra cosa che secondo noi può essere, noi come associazione, come consulta territoriale con il presidente Morasut abbiamo sposato questa cosa perché crediamo veramente che sia non solo un punto di mediazione, ma possa essere veramente un grande centro catalizzatore, perché guardate che oggi queste persone non hanno dove fare riabilitazione, non c'è solo lo sport, c'è proprio il problema della fisiochinesiterapia, della talassoterapia, di cui i distonici, le persone che hanno disabilità fisica e quindi presentano grossi problemi, le persone anziane hanno bisogno, sono già 2 anni che questa gente ha bisogno di queste terapie che non può fare altrove, non è che dici c'è un'alternativa, no. Andiamo a Monfalcone, andiamo a Muggia, andiamo a Grado, non c'è alternativa alla talassoterapia, a come veniva fatta qui. Inoltre fammi dire anche che la vecchia struttura, quella collassata, era già satura. C'era una lista d'attesa enorme, c'erano già 3.000 persone che fruivano del servizio, quindi avremmo avuto comunque il problema della saturazione, perché era piccola la struttura. Comunque certo. La struttura eventualmente, ma in quella situazione, insomma, in quel sito è un po' difficile oggettivamente. Una telefonata la sentiamo immediatamente. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto? Pronto? Buongiorno. Pronto, buongiorno, mi scusi. Volevo solo chiederle, prego gentilmente, se al Porto Vecchio, là dove si fanno le vaccinazioni, va solo che l'autobus 81, perché va solo ogni ora? O hanno maggiorato le linee?
Ma c'è anche la 6 che arriva subito fuori, attraversa ed è arrivata. Ah, ecco, mi scusi, può andare anche con la 6. Sto facendo fisioterapia con un appuntamento, cioè alle 3 e mezza, sì. Finisco alle 4, appuntamento con le sì. 16.45, pensavo di non arrivare, allora lei mi dice anche la 6. Anche le, può prendere anche la 6, no? Se non mi sbaglio, ma sì, sì, ci hanno comunicato che è possibile prendere anche la 6, ferma proprio nelle vicinanze. Ah, allora prendo di la fare che due passi a piedi in più, ma non la porta fa proprio sulla corse, porta. Diciamo. Come? La 6 fa più corse? Sì, sì, è più, sì, è più frequente. Grazie, insomma, infinite, sì. Buona di giornata. Niente, si immagini, scusi, signora. Buongiorno. Si immagini, buona giornata e buon vaccino, insomma. Parliamo proprio di vaccini, perché è un po' il tema, no, di questo periodo, Vincenzo Zoccano. Allora, sono state aperte anche le vaccinazioni, adesso insomma da oggi la novità è che è compresa anche la fascia d'età tra i 70 e i 74 anni, ma ci sono anche i cosiddetti caregiver, o comunque insomma le persone che si occupano di persone disabili, con disabilità, ci sono anche i conviventi di queste persone, sì. come vede insomma questo avvio di vaccinazione per tutte queste persone che ne hanno sicuramente molto, molto bisogno, occupandosi appunto di persone fragili? Beh, allora intanto c'è da dire che in ottemperanza appunto alle disposizioni governative, noi come associazioni abbiamo ripetutamente chiesto anche prima al governo di inserire le persone con grave disabilità, i loro caregiver familiari conviventi, nei gruppi prioritari cosiddetti, no? Quindi oggi una persona con disabilità avesse anche 30 anni, però in possesso della certificazione di gravità di cui alla legge 104, l'articolo 3,3 per intenderci, beh, queste persone possono assolutamente prenotarsi per la vaccinazione, assieme a loro si può prenotare un convivente o chi eventualmente gli fa da caregiver anche esterno, perché non dimentichiamoci, chiariamo un po' questo mondo dei caregiver, perché forse la parola anglofona induce ad errore. Esistono due tipi di caregiver: il caregiver essenziale, quello riconosciuto dalla legge, è il caregiver familiare, cioè colui o colei o coloro che si occupano della persona con disabilità, che fanno parte del nucleo familiare, o parenti molto vicini, che per lo più, anzi sempre, convivono con la persona con disabilità e che per scelta lo assistono. Attenzione, non sono figure volontaristiche, sono figure... Certo, sono... che rinunciano il più delle volte a lavorare, ad avere una propria vita lavorativa, sociale, e molto spesso, lo devo dire con tanta franchezza e anche con, come dire, con benevolenza, molto spesso sono donne e mamme o mogli. È vero. Le donne molto spesso sono quelle che maggiormente... Si fanno carico insomma di questo si fanno ruolo, carico, no? Sono prigioniere dell'amore verso i congiunti, sono figli il più delle volte, coniugi, ma anche fratelli, sì. Sorelle, quindi, o genitori. Quindi non è semplice. Lo Stato naturalmente si sta chiedendo come venire incontro a queste persone a livello economico, a livello di sostegno al reddito, a livello previdenziale, perché evidentemente queste persone rinunciano, ma non perché hanno di meglio o di peggio da fare, ma perché sono consapevoli che senza di loro le persone con disabilità gravissima non possono, non potrebbero vivere serenamente. Altra cosa sono gli assistenti familiari, certo. Che sono figure professionali che la persona con disabilità o la famiglia ha il diritto di scelta, quindi uno può scegliere: se io non ho chi si occupa di me tra i congiunti, evidentemente mi rivolgo ad un mondo professionale che è quello delle badanti, quello delle colf, quello del mondo dei professionisti che si occupano a pagamento, a contratto di queste figure, e sono esterne
alla famiglia. Chiarissimo, quindi la distinzione. C'è ancora un po' di confusione per le vaccinazioni, ci scrive la signora Sonia, per le vaccinazioni dei conviventi delle persone fragili. Ci racconta la sua esperienza. La mia amica, che ha una figlia fragile già vaccinata, ha appena chiamato per prenotare. Le hanno detto che se ha consegnato il foglio con la lista delle persone conviventi, deve aspettare di essere chiamata per vaccinarsi. Voi stamattina avete detto che basta andare in farmacia con un'autocertificazione e prendere appuntamento. Come deve comportarsi la mia amica? In realtà quella che abbiamo detto questa mattina, che ho detto questa mattina, è una possibilità in più che è stata comunicata ieri dall'assessore Riccardi, no? Questa semplificazione, ha detto l'assessore Riccardi, da domani, quindi da oggi, i conviventi e i caregiver delle persone estremamente vulnerabili potranno accedere alla vaccinazione presentando un'autocertificazione. Abbiamo introdotto la semplificazione per agevolare il più possibile, insomma, le procedure. Attenzione, c'è da fare un distinguo tra le persone estremamente vulnerabili, parliamo di patologie in questo caso, che ne so, ad esempio immunodepressi, chi ha fatto chemioterapia e quindi ha il sistema immunitario molto depresso, chi è stato appena operato. Voglio dire, ci sono queste patologie, c'è un elenco, adesso io non ce l'ho qui davanti, ma c'è un elenco di patologie che concorrono quindi a questo. Altro sono le persone con disabilità. Per quanto riguarda le persone con disabilità, posso dire che sono esclusivamente quelle che hanno la gravità, quindi si trovano in situazioni di gravità certificate dalla legge 104. Solo queste hanno diritto, assieme ai loro conviventi e caregiver, alla vaccinazione prioritaria. Le altre disabilità non gravi, quindi che non afferiscono alla sfera delle gravità, articolo 3,3 legge 104, invece aspetteranno ovviamente il turno in base all'età anagrafica. E questo risponde a un'altra mail di Barbara che dice: ora volevo chiedere, ma per prendere appuntamento come convivente di persone fragili devo avere la 104, o anche se non ho questa legge mio marito ha comunque patologie importanti? Bisogna vedere la patologia del marito della signora. Bisogna vedere la patologia, esatto. Bisogna vedere se rientra sul sito della regione, non so se riusciamo a mandarlo. Tutto l'elenco, in effetti. Ecco, c'è l'elenco delle patologie proprio subito. Intanto sentiamo la prossima telefonata. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto? Pronto, buongiorno. Chi è in linea con noi? Vediamo se riusciamo a dialogare con questo telespettatore o telespettatrice. Buongiorno, non so se è caduta la linea. Allora, caduta. Vediamo se riusciamo a vedere a recuperare questa informazione. Intanto arrivano anche altre richieste. Dunque c'è modalità e categorie prioritarie, allora andiamo a cercare. C'è anche la modulistica sul sito della regione, c'è il modulo da compilare per quanto riguarda. Si può scaricare, ecco, ricordiamo anche appunto, infatti le stiamo proprio vedendo in questo momento, i vari moduli che vanno compilati, e quindi raccomandiamo, proprio per velocizzare le operazioni nel momento, no, della vaccinazione, se chi ha la possibilità, di scaricarlo prima anche dal sito della regione o dal sito dell'azienda sanitaria. Allora vediamo qui tabelle prerogative di riferimento, precisazione servizi essenziali, campagna vaccinale, dunque ci sono tutte le casistiche, le avevo viste prima, eccole qui. Allora, riepilogativa di riferimento, quindi categoria 1A, elevata fragilità, cioè ci sono tutte le patologie, sono molte, insomma, poi 1B, sono tante, sì. Categoria 1C, le trovate, se volete, insomma, vederlo sul sito della regione, possiamo anche farlo vedere così in onda. Sì, se riusciamo a mandare in onda tante. Magari la pagina. Così. Qui informazioni per i conviventi di persone vulnerabili, delle categorie 1B, 1C, già vaccinate, eccetera, insomma c'è
Trovate tutto sul sito della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, proprio nella pagina, nell'home page, no? Si clicca sulle informazioni, perché proprio in primo piano, e poi ci sono anche le informazioni per genitori, tutori, affidatari o caregiver, che poi sono gli assistenti, no? Gli assistenti familiari, non si sa perché si usi per forza il termine inglese, poi persone, insomma, tutte le persone che hanno diritto, insomma, alla priorità per la vaccinazione. Quindi se suo marito, signora Barbara, se non ricordo male, ha una di queste patologie, evidentemente anche lei può accedere a questa priorità. Allora, ci sono ancora domande, questa riguarda in realtà la seconda casa, quindi tornano le domande sugli spostamenti. Allora, buongiorno, ci scrive Ciro, sono proprietario di una roulotte, la tengo nel campeggio San Bartolomeo a Muggia, posso da Trieste spostarmi per poter fare lavori di manutenzione? Credo di no, perché non si può fare neanche per la barca, no? Per i normali lavori di manutenzione, soltanto se il bene o la barca o la roulotte, credo possano essere equiparate, si trovano in pericolo per condizioni atmosferiche particolari o per non so, un evento, come potrebbe essere un incendio o qualcosa di un furto, insomma qualcosa di questo tipo, ma non per la normale manutenzione. Sì, la manutenzione ordinaria si può fare anche dopo, anche se esatto. È comodo farla adesso, io mi rendo sarebbe conto. Sarebbe comodo, infatti. Però purtroppo sì, devono esserci delle situazioni ovviamente che giustifichino la fuoriuscita dal comune, insomma, no? È vero. Come sta vivendo lei in particolare questo periodo di ritorno in zona rossa? Che cosa si aspetta, insomma, per i prossimi mesi? C'è un po' di insofferenza, comincia a esserci, no? Molta insofferenza da parte delle persone, lo sentiamo così, lo percepiamo nella vita quotidiana. Beh, innanzitutto bisogna fare un distinguo, è una zona rossa, non è un lockdown. Ecco, è diverso, sì. Perché sono due cose molto diverse. Zona rossa è la zona con maggiori restrizioni, ma non è un lockdown. Si può uscire di casa, certo con delle limitazioni spaziali e tutto, però, e temporali anche, ma non è un lockdown. Purtroppo la curva è tale che impone. Ricordiamoci anche che fare una campagna vaccinale di massa con una forte presenza del virus, io non sono un virologo né un medico, però mi è stato detto, insomma, sono uno che cerca di studiare per quanto può. Di informarsi, no? Ecco, fare una campagna più alta, più alto è il numero dei malati, più difficile fare la campagna vaccinale, perché indurrebbe anche allo sviluppo di varianti, anche se non è comprovato, però effettivamente se il virus circola, e circola molto, meno si può vaccinare, più malati ci sono, intanto che questi sono malati non si possono vaccinare finché almeno non migliorano le condizioni. Quindi, è vero. Allora, questo è il problema grosso, e quindi dobbiamo assolutamente appiattire la curva. La curva va appiattita, va abbassata il più possibile, in modo tale che la campagna vaccinale possa proseguire in maniera ineccepibile, insomma, no? Non è semplice, perché le persone siamo tutti stufi, è un anno ormai che andiamo avanti con questa, come si dice qui a Trieste, con questa loica, e d'altra parte però ci sono situazioni in cui la malattia è talmente severa e potrebbe saturare non solo le terapie intensive, ma sicuramente il problema grosso è la vita delle persone, no? Certo. Soprattutto quelle più anziane, ma abbiamo visto che, senza fare creare allarmismi, terrorismi, perché non è mio costume farlo, però anche i giovani tante volte sono colpiti, magari non si sa ancora di preciso il perché in tanti soggetti questa malattia è così infausta, è così severa, e in tanti addirittura non si sente, non sviluppano addirittura sintomi, quindi positivi e asintomatici. Quindi è davvero una cosa nuova, e come nuova va trattata. Io mi auguro davvero che ne usciamo presto, anche perché abbiamo le attività economiche all'ospedale, quelle sì, anche sono in ospedale, abbiamo l'economia in ospedale, abbiamo i nostri ristoratori, gli albergatori, tutta la filiera quindi del turismo,
invernale come anche quello estivo, che languono, perché ovviamente, cioè, capite, ristoranti chiusi non è possibile. Io davvero mi trovo a parlare con diversi ristoratori, albergatori, ma anche le partite IVA, che voglio dire, è quel mondo che in qualche maniera guida anche l'economia, no, del nostro paese, che è in grosse difficoltà e muove punti di PIL essenziali per la crescita economica. Ecco, certo. Ed è a questi che secondo me, io non parlerei più tanto di ristori quanto di indennizzi. Indennizzi, perché, no, propri. Ma sì, chiaro, perché certo. Ricordiamoci che addirittura nel 1200, ai tempi di Gengis Khan, ecco, la Mongolia, la Cina, quella che chiamavano il Katai dell'epoca, quando c'era un evento infausto, una calamità, una malattia, qualcosa, la zona colpita veniva esentata totalmente dalle tasse. Attenzione, non sospesa, è esentata. Oggi abbiamo visto lo spostamento del pagamento della Tari a settembre, però dice lei... Ma lo spostamento non basta, non vuol dire... Quello è un ristoricchio, sì, ecco. Non si può fare così. Noi abbiamo bisogno, la nostra economia ha bisogno di riprendersi e per riprendersi ha bisogno, ovviamente, se noi gli mandiamo le cartelle esattoriali, se noi gli mandiamo tutto quanto, le tasse, ovviamente lo Stato a qualcosa dovrà pur rinunciare, investendo evidentemente non sui ristori ma sugli indennizi. Sugli indennizi, quindi ci vuole qualcos'altro, insomma. Non so se c'è una telefonata in attesa, la sentiamo immediatamente, però abbiamo poco tempo. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Sì, buongiorno a lei. Buongiorno. Guardi, io volevo un'informazione, no? Dica. Siccome ho fatto il vaccino, ho fatto la prima dose di vaccino, mm-hmm, adesso ho avuto il Covid e adesso sto uscendo dal Covid, volevo sapere quando devo fare la seconda dose. Non è detto che dovrà fare la seconda dose se ha avuto il Covid, perché se c'è presenza di anticorpi sufficienti probabilmente non le faranno la seconda dose, almeno fin tanto che i suoi anticorpi sono presenti. Quindi mi pare che chi abbia avuto il Covid tra una dose e l'altra, non vorrei sbagliarmi. Però conosco anche casi che invece l'hanno fatto. Esatto, dobbiamo fermarci per una breve pausa pubblicitaria, fra pochissimo. Bentornati, bentornati in diretta a Sveglia Trieste. Allora, siamo ancora in compagnia di Vincenzo Zoccano, che sta rispondendo alle vostre tante domande. Allora, signora prima chiedeva, avendo avuto la prima dose di vaccino, immaginiamo Pfizer, e poi avendo avuto contratto purtroppo, insomma, il Covid subito dopo, se deve fare la seconda dose. Questo dovrà deciderlo sicuramente il suo medico, certo. No? E saprà consigliarlo, noi non possiamo dare consigli. Non ci sostituiamo ai medici, tipo, per carità. Conosco casi, entrambi i casi, no? Persone che hanno avuto appunto il vaccino e hanno fatto anche la seconda dose nonostante abbiano avuto il Covid, e altre che invece non l'hanno fatto. È una valutazione che fa il personale. È una valutazione assolutamente medica, e lasciamo ai medici il loro mestiere, assolutamente. Poi c'è Maria Stella che ci scrive, ma che stranezze, non si può andare in altro comune, ma ieri si sono viste code agli aeroporti per le pseudo vacanze nei paesi consentiti. Questo è un paradosso che impressiona molto le persone, hanno anche ragione. È un paradosso, no? Che impressiona molto e sì, che avvilisce la nostra economia turistica, esatto, soprattutto, ma vero, non solo. Questo davvero è un mistero, il mistero del governo l'ho definito. Cioè, davvero non riesco a capire la ratio, cioè il perché di questa cosa, e siamo in tanti a non capirlo. Noi non usciamo quasi di casa se non per emergenze, insomma, sappiamo le restrizioni che abbiamo come zone rosse, e tutta l'Italia è in zona rossa, e invece si va all'estero. Allora, questo è un'incongruenza che davvero non riesco a capire, e se qualcuno ci illumina saremo
Saremo tutti più contenti, davvero non lo capiscono in tanti, anche gli operatori, insomma, turistici, alberghieri, ma non solo, insomma, un po' tutti quelli che si occupano di questo settore così vitale della nostra economia e così in difficoltà. Allora, abbiamo una telefonata, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto? C'è qualcuno in linea? Sentiamo il fischio d'ordinanza, vediamo se riusciamo a parlare. Pronto? No, credo sia caduta la linea, ci dispiace, invitiamo il nostro telespettatore a richiamarci, se crede, se riesce. Poco fa abbiamo ricevuto in studio qui il nostro collega Bernardo Gulotta, che ci diceva, come vi anticipavo già prima nella prima parte della nostra trasmissione, che fra poco sarà in collegamento con noi a partire dalle 9, sarà in collegamento con noi per vedere la situazione anche oggi fuori dalle farmacie, perché come vedete anche in sovraimpressione, da oggi qua parte la prenotazione per la fascia d'età 70-74 anni, quindi nati dal 47 al 51 compreso. Ricordiamo che possono prenotarsi anche le persone più fragili e persone con gravi disabilità, lo ricordiamo ancora una volta, no? Io ho intravisto anche il consueto collegamento di quest'ora con la nostra Nella Ulcigrai, non so se è già pronto, ecco, la vedo in collegamento, adesso la sento anche, bellissima, bellissima come sempre Nella. Nel verde. La Nel verde, che bella. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno dottore, buongiorno. Buongiorno. Allora, mi so che il suo ospite, sento il mio ritorno però, sento la mia voce che viene e torna in drio, cioè, se puoi fare qualcosa, perché se no me rimbambisso. Ah, ho capito, non so se puoi fare qualcosa. Sì, credo abbassare il volume qui in studio, che è molto alto, quindi... Ecco. Allora, una cosa importante volevo dire, che è l'ospite in studio, non tutti sa, ma sei un bravissimo musicista. Lei la sapeva? No, non sapevo, ecco. L'ho sentito suonare il pianoforte, signora mia. Voglio essere elegante e dico solo che c'è roba di sbrodolarsi. Mamma mia, elegante come sempre. Sì. Troppo buona, no. Mica roba è così, mica roba è così. Ah, allora sì, che devo dire anche un'altra roba importante. Pianista. Dica, sì, sì, bravissimo pianista. Allora, grazie. Altre robe che volevo dire, che prima voi vi facevi questa domanda, perché i Verdi, i Gaverto, queste robe che se puoi andare all'estero, certi sì, puoi andare qua, certi puoi... Mi gola la risposta, sì, c'è una risposta che... Sei proprio sopra di tutte, sei la risposta di quelle robe che comanda tutto, che dico? L'analisi, siamo curiosi. La pila, cioè dove la che pila. Gira, se gira pila, tutto se poglia, vedi che sei giocatori di Baglioni, le squadre di Baglioni, i campi di Baglioni se poglia, De Maria De Filippi, c'è gente in studio, si chiama pila. Nella parole sagge proprio, Mi sa che stavolta la nostra Nella Gain ti va proprio. La vedi, con un po' di attenzione, un po' di conoscere la vita, uno capisce insomma che sta roba qua funziona un pochetto in così. La pila comanda. C'è qualche cosa che non va, forse, però è un poco così. Noi diciamo pila, e come albanese in qualunque mente diceva pilo per tutti, è quasi pila per tutti, pila, ma sempre quel genere, no? Sempre quel. Vedi. Articolo quinto, chi ha i soldi ha vinto. Eccolo. Ecco. Alla fine che potevo girare intorno quanto che vogliamo, ma se finissi sempre là. Certo. Allora, mi spero che domani, stavo aspettando perché ho fatto una richiesta che mi arrivi il veterinario a casa domani mattina per fare questa benedetta puntura finale. La puntura finale dell'Homo Vespa. No, anche no, neanche del cagnetto. Se che con mio marito là sul letto, basta farlo soffrire, insomma, già fermo. Fermo questa puntura, mandemelo dall'altra parte, insomma, ma che si è fatto sto viaggio. Ma proprio il veterinario, ma no, dai. Pensavo la bestia. Un veterinario, un macellaio, le faccio lei, insomma, noi siamo aperti. Sì, aiuto, speriamo di no, dai. Allora, guardando il meteo, le sa che mi sono la meteorista del mattino. La meteorista, sì. La meteorista, grande. Sì, allora, del mattino, così, guardando il meteo, le robe cambiano, le sa, perché come che dicevo una volta, il meteorologi sei stessi che fai i virologi. Quindi, ha un'idea circa, dopo quel che succede. Prima pareva che sia nel fine settimana brutto tempo, adesso invece è la settimana prossima. Parcus sì. Quindi, forse siamo addirittura salvi per Pasqua. Meno male, dai. No, piovi su piovi.
Che bello. Questa è una roba bella. Allora, quando la viene suonarne qualche cosa in studio da qualche parte? Si ferma una suonata, la mi fa bagliare. Fermo quando che volè, una bella suonata, punto, una bella cantata per i nostri telespettatori. Perché sì, no, dai. E anche per noi che ci divertimo, potremmo, perché noi ne piace che i nostri telespettatori stachi bene. Divertimoci. Esatto. Sapete che per Pasqua facciamo la nostra trasmissione, la nostra diretta straordinaria, no? Già dal mattino dopo la messa fino al pomeriggio alle 5, quindi suoniamo, cantiamo su Iovi. Si può cercare uno spazio anche qua, dai, se perché siamo sempre là. Ci si può provare, dai, benissimo, ok. Allora, buona giornata a tutti. Allora, grazie, ci sarà. Ciao Lauretta, cara. Ciao carissima Nella Ulcigray, buona giornata anche a te. Ciao Nella. Che simpatica. Insomma, dai, abbiamo strappato una quasi promessa di fare qualche intervento anche nella nostra puntata di Pasqua. Dai, non sapevo di questa carriera da pianista. Ma lo sanno in pochi, in realtà, ecco. Io avevo anche uno studio di registrazione, ho lavorato a lungo nel mondo della musica, ho studiato con il compianto maestro Morricone, ho studiato direzione d'orchestra, arrangiamento e composizione, canto moderno, insomma. Ho fatto diverse cose, dopodiché la vita è fatta di scelte. La musica, ovviamente, io non la pratico a livello di professione più, ma è un dono che mi è stato dato dal cielo, e quindi questo io lo utilizzo sempre laddove può essere utile farlo, insomma, per una causa per cui valga la pena utilizzarla. È un grande mezzo di comunicazione, la musica. È anche una grande passione, immagino. È una grande passione, e quindi se c'è da fare qualcosa, volentierissimo per i nostri concittadini e telespettatori. Allora, vediamo come organizzare. Intanto oggi sul piccolo c'è anche una bella storia, la storia di Francesco Vallon, pioniere regionale della paracanoa. Qui vediamo questo ragazzo giovane, credo poco più che ventenne, insomma, in carrozzina, dopo un incidente sul lavoro, Francesco ha vinto il bronzo tricolore. La vita è stata crudele, scrive il piccolo, ma ho deciso di rimettermi in gioco. Zanardi, un'icona. Questo è, insomma, il titolo. Una bella storia, che fa capire quanto sia importante lo sport, no? Lo sport veramente aggrega, fa star bene, quindi c'è il benessere, aggrega socialmente, fortifica il nostro fisico e il nostro spirito. Anch'io ho perso la vista all'età di 18 anni totalmente, perché ero ipovedente, poi l'ho persa, e lì ti metti in gioco. Hai davvero la possibilità non di essere la differenza, ma di fare la differenza. E quando fai la differenza, e non solo, la metti poi a disposizione, ti metti a disposizione degli altri, allora della disabilità non resta nulla, non resta niente. Ecco perché Zanardi, perché Francesco, ma io ne conosco tantissime persone, anche il presidente della Consulta territoriale, Mauro Morassut, l'amico Mauro era una promessa del canottaggio, e anche lui si è messo in gioco, non può più fare canoa, fa altro, però insomma, quando succede qualcosa nella vita, l'importante è sempre riconfigurarsi, avere la forza interiore e, perché no, cercarla anche esteriormente, ma soprattutto interiormente, dentro di noi, trovare la forza di rimettersi in gioco e di fare ancora meglio quello che si stava facendo prima. Quindi per me è stato così, ma vedo che è così per tante persone. Siamo persone, non siamo né superuomini, non siamo supereroi, ma non siamo neanche persone da compatire. Siamo semplicemente persone che si mettono in gioco come tutti noi. Come tutti. Non vogliamo essere diversi. Anche questa cosa che la persona con disabilità è diversa. È diversa per certi piccoli, mini aspetti, ma i grandi aspetti, quelli sono uguali: la dignità umana, per il tutto, lavoro, la possibilità di fare le cose e di essere se stessi, quelle non cambia non cambiano per ciascuno di noi, quindi non possono cambiare sicuramente per un incidente. Quindi bravo il nostro Francesco. Ecco, 26enne. 26 anni, insomma, gli auguriamo ogni successo. Tra l'altro ricordo perfettamente questo bruttissimo incidente 4 anni fa al cantiere di Monfalcone, no? Davvero siamo contenti di questa sua rinascita dopo questa bruttissima esperienza, molto difficile, immaginiamo, per un ragazzo poi anche così giovane. Certo.
Certo. Una telefonata. Pronto, buongiorno. Chi è in linea con noi? Sono Mariella. Mariella. Sì, Mariella, buongiorno. Buongiorno. Guardi, io ho una grande ammirazione per il vostro ospite e dopo le belle cose che ci ha detto, che ci fanno bene, non so come inserirmi, perché veramente abbiamo bisogno di questi discorsi positivi o bene. Abbiamo bisogno anche di sorridere, come l'abbiamo fatto prima con Macete, sì. Perché io vi ascolto quando posso e sono stata colpita da due telefonate che sono arrivate prima di me. Sì. Una che diceva che non può andare, il signore non può andare della roulotte che è qui a San Bartolomeo, sì. Quando io ho un'amica che mi ha detto, ma sai, vado una settimana in Croazia in vacanza. È vero. Bene, bene, ho detto per te. Però è un po' strano accettare questa situazione. È strano accettarlo, perché, ha ragione, ha detto bene. Perché in insomma, e per questo abbiamo bisogno proprio di, di quella capacità di cogliere la realtà e di intervenire, come ha fatto il vostro ospite, che di fronte a quella malattia non si era segnato, ma ha tirato fuori tutto se stesso e in maniera stupenda. Possibile che noi non riusciamo a uscire da questa situazione, che non ci chiediamo, ma le misure che abbiamo adottato, ma sono efficaci? No, un altro ha telefonato dicendo, ho fatto il vaccino, poi mi è venuto il Covid. Ma allora, questo può succedere. Certo che può succedere. Può succedere anche la disabilità, ma non è che si rimane in quella situazione. Secondo me c'è bisogno di fare delle verifiche, di chiedersi delle cose, senza accusare nessuno. Io non voglio fare, voglio uscire, aiutare tutte le persone a uscire da questa situazione, ma se noi non ci chiediamo e non esaminiamo, non facciamo delle verifiche, restiamo sempre in questo brodo, perché è un anno e siamo sempre peggio. È un sentimento che condivido con lei, questa sorta di stanchezza, anche il non vedere un'uscita. Addette al governo, a questo, evidentemente non hanno fatto le verifiche giuste, non hanno l'intelligenza, non hanno la capacità, non lo so. In realtà non le verifiche vengono fatte, ma non è così semplice. Comunque, dice lei, ci vorrebbe forse più impegno in questa fase. Saremmo già usciti, no? Certo. Se fosse semplice, per il vostro ospite è stato semplice reagire a quello che gli è successo, però ce l'ha fatta e io lo ringrazio e do tutta la mia solidarietà a tutte le persone che sono colpite dal virus, a tutti i negozianti, a tutti i ristoratori che sono a casa, che non lavorano. Volevo dare la mia solidarietà veramente, perché dobbiamo uscire. Grazie Mariella, sono parole davvero di buon senso e molto belle anche questo aspetto di solidarietà, no? con chi è malato. Beh, la signora ha chiaramente delineato il sentiment, come si dice, il sentimento che c'è nella maggior parte di noi, cioè da un lato la voglia di fare le cose, di uscire da questa situazione, e poi ci si chiede alcune cose. Allora io non voglio spezzare lance, non voglio entrare in discorsi, come dire, partitici o politici per difendere qualcuno o qualcun altro, ma essendo stato io al governo, nel governo Conte 1, è vero. Credetemi, non è facile essere in quella situazione, tanto più in una situazione pandemica che stiamo vivendo adesso. Io sono d'accordo con chi dice che le scelte potevano essere fatte diversamente, però quando si è lì qualcosa bisogna fare, bisogna scegliere. Certo, a destra o sinistra, su o giù, e ma poi la strada bisogna intraprendere. Sarà un'ovvietà, ma chi fa sbaglia, no? E chi fa sbaglia, chi non fa, non sbaglia ma fa, sbaglia a non fare, scusate il bisticcio di parole. Certo, però è così. Però ecco, cioè, purtroppo, guardate, è un onore essere servitori dello Stato a quel livello, ma anche un grosso onere. Quindi, naturalmente, poi altro è il dibattito politico. Era meglio far così o era meglio far colì? Bene, il dibattito è aperto, è costruttivo ed è aperto. Però qualcosa bisognava fare. È stato fatto male, è stato fatto bene. Il giudizio poi, naturalmente, non è mai univoco. Certo. E nessuno di noi, i singoli, singolarmente, ha la verità in tasca. Non ce l'hanno neanche loro, la verità in tasca. Però un qualcosa bisognava fare e lo hanno fatto
al governo centrale, l'hanno fatto i governatori alla regione, alle regioni. Abbiamo visto anche il nostro Fedriga che si è impegnato molto e si sta ancora impegnando molto assieme a tutta la sua giunta, a tutti gli altri governatori regionali. Cioè, guardate, non è una situazione pandemica, è una situazione strana e soprattutto inaspettata. Abbiamo avuto questi vaccini, certo è passato solo un anno. Oggi non abbiamo molta più tecnologia rispetto al 1915, quando magari nel 1918 che ci fu la spagnola o altre epidemie passate. I numerosi investimenti e la tecnologia hanno consentito di strutturare più vaccini in meno di un anno. E questo da un lato ci fa piacere, dall'altro qualcuno poi dice ma è poco tempo, non è stata fatta un'adeguata sperimentazione anche spazio-temporale dal punto di vista della campionatura delle persone. Tutto vero, però ragazzi è una situazione in cui nessuno si voleva trovare e ci siamo trovati e bisogna uscirne, soprattutto bisogna uscirne con meno morti possibili, con meno feriti possibile e soprattutto uscirne totalmente. Non vogliamo più sentirne parlare di questo è virus. Vero. Quindi... Allora, un'altra telefonata. Pronto, buongiorno, che linea con noi? Buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno, io sono la signora Daniela, chiamo da Udine. Buongiorno. Buongiorno. Ecco, una considerazione. Intanto buongiorno agli ospiti che avete lì, che vi seguo sempre ogni mattina da tanto tempo, perché essendo disoccupato da un anno e mezzo seguo sempre il vostro programma e apprezzo le persone che vengono lì a mettersi in gioco, perché secondo me non è facile, perché è più facile apparire su un giornale quotidiano come l'assessore che ha detto e tante volte sentirle li apprezzo molto. La mia testimonianza era rispetto al discorso vaccinale. Sì. Io ho avuto due in famiglia, onestamente, con mio papà anziano over 85 e 87, che ha prenotato e andrà il prossimo mese. Mia mamma con problemi di salute, è entrata in 72, 79, e in pochissimo tempo gli hanno dato l'appuntamento. Più ho un fratello che vive in una casa famiglia per problemi di disabilità. Questo ieri, il secondo, che ha fatto il Moderna. Dunque, diciamo che dei tre è l'unico già sistemato. Il problema della mamma è stato bellissimo, perché siamo andati all'ente fiera Udine. Sì. Bravissimo personale, persone civile in gamba, ex carabinieri in pensione, bravissimi. Solo l'organizzativa ha avuto dei grossi problemi come non avuti da voi. Un'ora è passata fuori, sotto il sole, che non è facile. Non abbiamo sentito molto bene, cioè l'esperienza diceva è stata positiva? Stata positiva senz'altro, solo che bisogna, giustamente come dicono i media e dite anche voi, bisogna sensibilizzare la gente presentando con le carte già compilate. Ah ok, quindi per velocizzare il problema, chiarissimo. Oltre che abbiamo notato da chi si chiamava in lista, su 14 che erano in un orario ce ne sono presentati solo 7, dunque lì è anche un disguido che la gente prenota, certo. Poi non va. Il problema è se tutti hanno le carte già pronte, la macchina funziona benissimo, perché c'è tantissimo personale disponibilissimo. Bene. Se uno ora sia volontario che a ogni 5 metri. Non benissimo, quindi un appello a compilare tutte le carte, insomma, che sono da compilare prima. Per velocizzare, certo. Per velocizzare, una piccola cosa che possiamo fare tutti, no? Se abbiamo la possibilità, insomma, di scaricare, di farlo prima, così velocizziamo il tutto e favoriamo anche gli altri, no? Che sono in fila. Questo è sicuramente un appello che facciamo nostro. Grazie al telespettatore che ci chiamava da Udine, se non ho capito male. Sì, da Udine. Allora, ci sono anche domande attraverso le mail. Alessio ci scrive: ma perché non vengono vaccinati anche chi opera nello sport, che sono a contatto con i ragazzi anche di più che gli insegnanti? Questa è la gara. Infatti. È la gara prima io. È giusto, cioè, il criterio dell'età, insomma, però. È legittimo, però insomma è chiaro che poi, guardate,
per l'autunno è stato detto dobbiamo vaccinarci tutti, quindi insomma è una campagna vaccinale di massa, però non si può andare a caso, giustamente ci sono delle categorie prioritarie, prima è stato fatto il personale medico, sanitario, poi quello assistenziale, poi i più anziani, poi i più fragili, le persone con disabilità grave, e adesso poi pian pianino ovviamente per età anagrafica si procede a vaccinare tutta la popolazione. Credo che sia un piano insomma condivisibile, anche la regione sta facendo bene la sua parte, stanno lavorando tutti alacremente. Io mi sento davvero di ringraziare il personale sia amministrativo che sanitario che concorre evidentemente al piano vaccinale e tanta gente, davvero tanti professionisti a nostra disposizione. È vero che uno dice beh, ma fanno il loro lavoro, certo, però potrebbero farlo anche peggio, lo stanno facendo nel migliore dei modi, quindi secondo me vanno ringraziati perché si espongono anche a rischi, non dimentichiamolo mai. Per cui insomma la zona di comfort loro non ce l'hanno, questa gente lavora di notte, lavora di giorno, lavora con gli ammalati, se ne prende cura, quindi non è banale, no? È vero, quindi vanno assolutamente ringraziati e tutto. È chiaro che però il vaccino sarà sicuramente ci permetterà di uscire un po' prima da questa pandemia, ma abbiamo visto storicamente che le pandemie meno di 2 anni non durano. Quindi voglio dire, il vaccino ci aiuterà probabilmente a farlo durare 1 anno e mezzo, però purtroppo ci sono, questi sono i tempi. Queste sono le tempistiche. Allora, un'altra telefonata, credo sarà l'ultima per questa prima parte della nostra trasmissione, perché sono quasi le 9. Allora, pronto, buongiorno. Pronto? C'è qualcuno in linea? Vediamo se riusciamo a parlare. Veramente. Eccoci, buongiorno. Ecco, allora voglio dire una cosa. L'ospite veramente lo ringrazio per la serenità con cui si presenta. La persona veramente, anche per me è speciale. Grazie, grazie. E poi volevo anche ringraziare, mi permetto di prendere Tele4, come, non so come dire, e ringraziare il professore Pappalardo che oggi lascia la cardiochirurgia. Ah, è vero. Va in pensione. Benissimo. Sono stato operato da lui, mi ha ricostruito la cardiologia, valvola, vero? Cardiologia, sì. Lascia una bella squadra, perdiamo un peso da 90. E aggiungo ancora un piccolo, piccolo, piccolo. Un altro mio amico va in pensione e vive i pensionati. Auguri a loro per una buona pensione. E grazie per tutto. Grazie. Buona Pasqua. Grazie, buona Pasqua anche a lei. E grazie. Bella, grazie. Bella telefonata. Grazie, grazie, buona giornata e buona Pasqua naturalmente anche alla signora. Io però, Laura, scusami se ti interrompo, voglio davvero unirmi alla signora nel ringraziare Tele4. Grazie. Perché, no, ma lo dico senza piaggeria, non perché sono qui, ma perché nei mesi di lockdown, a partire quindi dalla famosa straordinaria, no, come li chiama l'amico Avarino, no? Voi siete stati sempre eccezionali sul territorio, dappertutto, onnipresenti, e la ginnastica, e Macette, anche gli amici di Macette, eccezionali, e quindi tutta la redazione, no? Dal direttore a ogni singolo conduttore, cronista, operatore, siete stati veramente i nostri angeli custodi, perché ci avete offerto uno spaccato sempre puntuale su tutto quello che accadeva e che accade e che accadrà evidentemente nel mondo fuori di noi, perché eravamo tutti chiusi a casa e quindi era veramente il modus, noi per noi la finestra sul mondo siete stati voi e lo siete ancora, quindi grazie, una grande prova di coraggio e di civismo, fammelo dire, insomma, no? C'è grazie, bisogno di queste davvero, figure. Grazie a davvero. Vincenzo Zoccano per essere stato con noi a questo punto, insomma, noi lo invitiamo a tornare a trovarci prestissimo per partecipare alla nostra trasmissione. Grazie a voi, grazie, grazie a voi. E dobbiamo fermarci per un po' di pubblicità, fra poco ci collegheremo con Bernardo Gulotta. Bentornati in diretta a Sveglia Trieste. Allora, siamo pronti per collegarci con il nostro Bernardo Gulotta, che vediamo già pronto davanti a una farmacia per la partenza anche delle prenotazioni per la fascia d'età tra i 70 e i 74 anni per le vaccinazioni anti-Covid. A te la linea e buongiorno Bernardo.
Sì, grazie Laura, buongiorno a te, buongiorno a tutti i telespettatori. Siamo davanti alla farmacia di Via Lazzaretto Vecchio, angolo con Via Belpoggio. Qui in questa farmacia fino a poco tempo fa c'era una fila discreta che era in attesa all'esterno per la prenotazione dei vaccini. Le persone che abbiamo sentito fuori, diciamo fuori onda anche, ci ha confermato che sono quelli appartenenti alla fascia aperta proprio a partire da oggi, quindi le persone fra i 70 e i 74 anni che non hanno atteso dunque troppo tempo per, giustamente anche per chi ha voglia di vaccinarsi il prima possibile, proprio per la prenotazione del vaccino. Un cittadino che abbiamo sentito ci ha anche detto che in via Mascagni ha trovato una fila piuttosto lunga di persone in attesa per questa prenotazione, mentre qui ha avuto più fortuna e smaltita la fila esterna nel giro di pochi minuti, poi all'interno la pratica è molto veloce, si consegna la tessera sanitaria e nel giro di veramente pochi minuti si ottiene il vaccino. Signora, chiedo scusa, la prenotazione. Buongiorno signora, anche lei non ha atteso troppo, appena si sono aperte le agende è venuta per prenotarsi. Assolutamente, sì. Lo attendeva da tempo, è una di quelle che proprio... Certo, sì sì. Ci credo, mi sembra che sia l'unico modo per uscirne. Senta, lei che cosa come considera, diciamo, questa campagna da un suo punto di vista, per come si stanno aprendo le agende, per come sta andando qua a Trieste? Sembra che stia andando meglio adesso, sì sì, senz'altro. Dopo il blocco iniziale? Sì, beh, vabbè. Grazie, lasciamo andare la signora che, come vedete, si è prenotata anche lei per la somministrazione del vaccino. Oggi primo giorno, ricordiamo, per i 70 e 74 anni. Giova sempre ricordare che poi il calendario è sempre aperto anche per le altre categorie, quelle di cittadini che hanno fra i 79 e i 75, le persone fragili, le persone estremamente fragili e vulnerabili, e poi anche le persone con disabilità che quindi possono andarsi a prenotare. Qui siamo davanti a una farmacia che ha lo sportello CUP e quindi è possibile la prenotazione attraverso questo sportello, ma ricordiamo che ci sono altre modalità, cioè il call center regionale con il numero che poi noi abbiamo sempre in onda proprio per aiutare i cittadini a orientarsi meglio con i contatti da utilizzare per la telefonata, e poi anche ovviamente i CUP delle aziende sanitarie. Cosa possiamo dire ancora di questo avvio di campagna? Intanto che fra poco andremo verso il Porto Vecchio perché faremo vedere dall'auto quello che è il corretto percorso per arrivare proprio al centro di vaccinazione del Porto Vecchio, che è la centrale idrodinamica. Enzo, spostati un po', se no la macchina ti tira sotto, perfetto. E quindi faremo vedere la corretta viabilità. Perché? Perché da Largo Città di Santos, che è lo slargo, il varco dove si accede al Porto Vecchio, ma dietro la, diciamo, la sala Tripkovic per intenderci, ecco, quell'ingresso in realtà, in quell'ingresso vige un divieto di accesso per i veicoli, è in qualche maniera tollerato per i corridori che attraversano il Porto Vecchio per non andare in strada, e quindi i runner vanno lì e corrono e vanno da una parte all'altra del Porto Vecchio. La corretta invece viabilità passa per Viale Miramare, per la rotonda di recente installazione, ormai sono passati un po' di mesi, e da lì si accede al Porto Vecchio per dopo arrivare alla centrale idrodinamica. Ricordiamo anche che sarà aperta non fra a breve anche il punto di vaccinazione in Molo Quarto. Attendiamo anche in questo caso l'ufficialità, è già arrivata, piuttosto si deve aspettare l'apertura La data della stessa, esatta, no? Sede. E quindi ci sarà una distribuzione maggiore. Prego Laura. Sì, intanto ti ricordo che per questa fascia di età che va dai 70 ai 74 anni, mi hanno pregato anche di ricordarlo magari più volte, che è compreso tutto l'anno 1951, l'anno di nascita, quindi anche se non si è compiuto, se non si è avuto il compleanno, insomma, prima, l'età corretta, esatto. Vale comunque l'anno di nascita 51, quindi dal 47 al 51 sono interessati
sono interessate le persone per prenotare la vaccinazione. Sono circa, se non mi sbaglio, dunque 25.000, se non mi sbaglio, insomma, nella nostra regione all'incirca. Insomma. Quindi al momento poi sì, le somministrazioni... numero abbondante di persone. Infatti, e sono arrivate anche circa lo stesso numero di dosi nuove di AstraZeneca per il Friuli Venezia Giulia, quindi si può procedere con questa somministrazione. Esatto. È arrivata una telefonata. Cosa possiamo aggiungere? Sì, sentiamola. Chi è in linea con noi? Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Eccoci, buongiorno. Sì. Mi chiamo Gianfranco Spiazzi. Uh-huh. E volevo raccontare che cosa è successo questa mattina a proposito delle prenotazioni della fascia Papa 4 anni. Ecco, cosa è successo? È successo che mia moglie è andata alle 7 di mattina, in realtà anche prima, al maggiore. Non sappiamo niente, queste sono false notizie, ma ha detto Tele4, ha detto la RAI, ha scritto il piccolo, non sappiamo niente. Allora, a un certo punto, e telefoni all'intero, eccetera, ovviamente si è preoccupato. Sì. Lui si è sentito in comunicazione con altri amici, un ultra settantenni, una coppia che era a Catinara, apre le 7.30 il CUP, anche là non sapevano niente, solo che l'uomo, l'amico, va bene, di questa coppia ha detto guardi che io sfascio tutto, chiamate i carabinieri, eccetera. Allora finalmente l'impiegato ha telefonato, non si sa chi, e hanno fatto finalmente le prenotazioni. E mia moglie telefonicamente dal maggiore ha mandato amici di Catinara e hanno fatto la prenotazione. Ma questa è una vergogna. Ecco, poi il commento lo faccio a lei. Ho capito, questo è successo a sua moglie, abbiamo capito, sembra strano, però quindi ai CUP degli ospedali maggiore e poi quello di Catinara invece sembra di capire ha risolto in qualche modo comunque. Non l'ha risolto, ma dopo le proteste. Certo, dopo le proteste. Grazie di averci segnalato questo disguido, verificheremo se ci sono stati magari anche altri casi di questo tipo. Comunque sua moglie è riuscita al momento a fare la prenotazione, insomma questa è una cosa buona. Grazie. Ovviamente c'erano delle file di qua e di là, e naturalmente poi finalmente si è mosso. Certo. Ma è un disguido grosso, le persone aspettano da mesi in questo momento e si mettono la sveglia alle 5:30 per essere i primi con questo bel risultato. Capito, grazie della segnalazione, grazie, buona giornata. Va bene, Riga. Grazie, allora non so se sei riuscito a sentire la telefonata. Insomma, sì, ho sentito Laura, ho sentito. Disguido, in particolare al CUP del Maggiore, anche qualche problema anche a Catinara, insomma, dopo un po' di proteste, però lì la situazione si è sbloccata. Vedremo casomai di capirne di più che altro forse in quelli che sono, perché mi viene da dire che sono i due punti ospedalieri, i due punti ospedalieri dove c'è possibile prenotazione, forse lì si procedeva con qualche ora di ritardo, ma non credo per una volontà specifica, forse per una questione organizzativa, però certo. Lo abbozzo, cioè lo ipotizzo, non ne ho assolutamente idea. Qui fila tutto liscio, abbiamo visto anche in Piazza Rosmini c'era una fila non troppo numerosa, però comunque c'era una fila discreta di persone in attesa. Un cittadino, come ho detto prima, ha testimoniato via Mascagni, dove invece c'era tanta gente, quindi casomai capiremo di più, però l'importante è che sia poi andato tutto a regime. Certo. Spiace ovviamente svegliarsi presto per dover attendere più, perché uno lo fa apposta per evitare poi le file, però se questo è successo, come ha dichiarato il telespettatore, capiremo di più, però insomma, ripeto, l'importante credo che sia... La cosa importante credo che sia il fatto che poi si sia proceduti alla possibilità della prenotazione. La signora poi si è riuscita. Io ricordo ancora un aspetto, poi ti ricedo la linea. Sì.
Sì, un aspetto che più che altro a titolo informativo, nel senso che sappiamo che questa campagna sta andando avanti anche con l'apertura di nuove categorie di età. Oggi ribadiamo apertura a 70-74 anni, grazie anche alle maggiori forniture, tu hai detto prima anche il numero di vaccini AstraZeneca che sono arrivati in regione a fronte del fabbisogno, cioè della fornitura a livello nazionale. E Fedriga, il presidente della regione Fedriga, aveva anche dichiarato che a questo momento c'è un allarme del personale, ma ne capiremo di più magari prossimamente. Dopo. Ti ricedo la linea. Grazie, noi andiamo in pubblicità, fra pochissimo. Bentornati in diretta a Sveglia Trieste. Allora, ci siamo collegati, lo avete visto, con il nostro Bernardo Gulotta, che è andato a vedere la situazione nelle farmacie. Sembra non si stiano verificando proprio le grosse code che ci sono state i primi giorni dell'apertura della nuova fascia d'età per appunto prenotare i vaccini, ma comunque un po' di code si stanno verificando nelle farmacie. Ricordiamo che si può prenotare anche i CUP, ma adesso un telespettatore ci ha fatto presente che ci sono stati alcuni disguidi, e poi anche telefonando al numero che vedete sempre in sovraimpressione. Sempre sulla questione dei vaccini andiamo anche a vedere, poi sentiremo anche le vostre telefonate e andremo a leggere le vostre mail, ma volevo anche darvi conto di questa notizia che è pubblicata un po' su tutti i quotidiani. Prendiamo il Piccolo e vediamo che c'è l'obbligo anche per i farmacisti nel nuovo decreto approvato, appunto firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Quindi vediamo appunto dal giornale: vaccini, obbligo anche per i farmacisti, i medici delusi dallo scudo penale, è un altro aspetto insomma di questa sorta di mini scudo per chi vaccina, per chi fa materialmente le iniezioni. Quindi gli operatori sanitari Novax più ortodossi rischiano di rimanere senza stipendio per 8 mesi, l'obbligo di vaccinazione anti-Covid per loro adesso è legge, per tutte le professioni sanitarie, anche per i farmacisti, le parafarmacie e gli studi privati. Chi si rifiuta deve essere spostato a svolgere lavoro che non prevede il contatto interpersonale o comporta il rischio di diffusione del contagio, anche se si tratta di mansione inferiore, con uno stipendio più basso. Allora, abbiamo una telefonata in attesa, la sentiamo subito. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno, a lei una cortesia, mi scusi il disturbo, le spiego. Io devo fare il rinnovo dell'esenzione del ticket che scadeva il 31 marzo, sì. Giusto? Sì. Per rinnovarlo... Dove devo andare? Allora, dunque, io abito a Orisina, le spiego subito una cosa così. Sì, dica. Ecco, io abito a Orisina e mi dicono, ho andato su internet, che sì, c'è un posto a Prosecco, però allora, hanno però, 2 ore il lunedì e 2 ore il giovedì. Perché è automatico, quest'anno proprio in considerazione della pandemia, per evitare che le persone poi si riversino subito dopo il 31 di marzo nei punti per il rinnovo, c'è il rinnovo automatico, e se si ha bisogno appunto della tessera, insomma della carta materiale proprio, si può andarla a ritirare. La prima volta insomma che si deve andare agli sportelli, non so dove era abituato ad andare, insomma, ecco, quindi sì, no, a Catinara di solito, a Catinara, esatto, al Maggiore, insomma, alla CUP, ecco, al CUP. Quindi dalla giornata del 31 marzo, ho trovato anche la notizia ufficiale sul sito sempre della Regione, nell'ambito delle operazioni di controllo delle esenzioni sanitarie per reddito saranno disponibili gli elenchi forniti annualmente dall'Agenzia delle Entrate nonché dai pensionati INPS, al fine di evitare che quei cittadini assistiti non presenti negli elenchi e che ritenessero di avere anche quest'anno diritto all'esenzione siano costretti a recarsi fisicamente agli sportelli delle aziende sanitarie per presentare la
documentazione, le vigenti autocertificazioni già sottoscritte negli anni 19 e 20 sono prorogate fino al 1 settembre 2021, salvo prolungamento dello stato d'emergenza. Quindi è stato prorogato a tempo ancora fino a settembre, speriamo che si sblocchi la situazione, quindi per evitare di avere assembramenti anche per questo motivo. Va bene? Sì, la ringrazio. Di niente, una cosa. Io per fortuna non ho bisogno, ma ho pensato sì, ma se mi capita qualcosa devo pagare il ticket. Invece invece è prorogato. No, va bene. La ringrazio. Grazie molto, a lei. Molto gentile. Di niente, si immagini. Buongiorno. Grazie buona a lei. Giornata. Buona giornata. Allora, chi controllerà le persone che torneranno dalle ferie in Croazia? Ci chiede invece Sonia. È una bella domanda, spero che sul confine italiano ci saranno controlli per chi torna dalla Croazia per le ferie pasquali prendendo nome e cognome per obbligarli a fare la quarantena e tampone come dice la legge, lo speriamo. Davvero, poi ancora altre richieste sempre via mail, sono proprio curioso, ci scrive Luciano, di vedere questi serrati controlli che verranno fatti per Pasqua, perché se è vero che non ci si può spostare da casa più di 500 metri per attività motoria, a Raute non ci dovrebbe essere nessuno se non i residenti, allora da dove vengono le migliaia di persone che si riversano lungo la pista Couture per poi spingersi fino ad Altura e oltre, però per la corsa e l'attività sportiva si può, ci si può muovere. Allora, vediamo intanto in collegamento la nostra troupe con il nostro Bernardo Gulotta, vediamo il camera car come... Sì Laura, siamo pronti. Ecco, benissimo, allora siete in onda. Allora, vi facciamo vedere in questo breve collegamento, prima della pubblicità, dove dopo il rientro ci saranno i colleghi del piccolo, oggi credo ci sia il direttore, stiamo facendo vedere il percorso corretto in auto, perché poi molti arrivano anche in autobus, ma c'è chi raggiunge la centrale idrodinamica del Porto Vecchio in auto o con i mezzi propri, e bisogna attraversare Viale Miramare per arrivare correttamente proprio a destinazione. Abbiamo dunque evitato, perché fra l'altro come dicevo prima c'è un divieto di accesso per i veicoli, il varco del Porto Vecchio dietro la sala Tripkovic, fra il Silos insomma e la sala Tripkovic, quello che permette sì di accedere, ma ripeto c'è un divieto e quindi lo abbiamo evitato proprio perché non è il corretto varco di ingresso, e stiamo andando piano piano verso la rotonda, verso l'accesso di Viale Miramare, che è quello corretto, insomma il più idoneo da dover, se non l'unico al momento, da dover impegnare proprio per entrare nell'area dell'antico scalo. Possiamo dire anche, come avrai ribadito tu questa mattina, perché poi le telefonate sono quotidiane sul tema, che c'è anche la linea di trasporto pubblico locale, quindi c'è la linea 81 che parte da Piazza della Borsa e arriva proprio davanti alla centrale idrodinamica, poi lo vedremo una volta arrivati a destinazione, che però ha diciamo alcuni problemi. Uno che abbiamo riscontrato è quello della non così elevata frequenza, motivo per cui poi anche la Trieste Trasporti sta attendendo, con tutta la buona volontà che ci ha dimostrato, sta attendendo di capire se potrà ampliare questo tipo di frequenza, perché poi sappiamo che il trasporto pubblico locale compete anche alla regione e quindi deve essere un accordo corale fra le parti per poter ampliare le corse e anche l'orario, perché alcuni ci hanno segnalato che l'ultima corsa delle 16.40 non risponde a tutte le persone che vogliono prendere l'autobus ma che hanno l'appuntamento, faccio per esempio alle 17 esatto, o subito dopo, a questo e quindi si trovano senza praticamente mezzo pubblico per arrivare. Infatti c'è Gianna che ci scrive proprio su questo, complimenti per il servizio, volevo fare una segnalazione, devo fare oggi il vaccino alle 18.05, però appunto volevo prendere l'81 ma l'orario non copre insomma quella fascia, quindi chiedeva la possibilità insomma esatto. di ampliare, però c'è un'altra possibilità, no? Sempre per muoversi con il mezzo pubblico. Sì, c'è la possibilità parallela e chiamiamola ordinaria della linea 6, qui siamo praticamente all'altezza del campo della Roianese, di Roianello, qui c'è il ponte del Cavalcavia e alla mia sinistra c'è il varco di accesso che ora non riusciamo a vedere ma lo vedremo meglio tra poco, per arrivare all'interno a piedi ovviamente all'interno
vecchio. Ora, noi vi facciamo vedere la strada giusta da dover prendere. Come vedete qui c'è la rotonda che ci permette di entrare proprio all'interno del Porto Vecchio, e quindi in questo caso a livello autonomo, che ripeto, auto, scooter, chi vuole andare in taxi, eccetera, si accede da qui, si impegna la rotonda. Ecco, peccato abbiamo perso il segnale, intanto proprio visto che il nostro Bernardo Gulotto era quasi arrivato al punto dove si fanno le vaccinazioni, quindi alla centrale idrodinamica in Porto Vecchio, ma ormai l'avevate capito, insomma la rotonda si gira e si entra proprio nel porto per raggiungere in davvero pochissimo tempo lo stabile. Volevo leggervi la mail di Daniela che ci scrive: buongiorno, 2 giorni fa ho fatto il vaccino assieme a mio marito in Porto Vecchio, devo fare i complimenti per l'organizzazione. Ancora invece per quanto riguarda la prenotazione, un altro telespettatore che si chiama Sergio ci scrive: alle 9.15 già fatta la prenotazione in farmacia Borgo San Sergio, tutto regolare, 10 persone in fila, 2 minuti, tutto perfetto, quindi è andata bene, insomma ci state raccontando qual è la vostra esperienza, ci fa piacere. C'è anche invece Chiara che scrive: vaccini per i farmacisti sì, mia mamma che fa le pulizie all'interno di una farmacia no, vi sembra normale? Insomma, questa è la protesta della signora Chiara. E poi ancora invece Maura che ci chiede: buongiorno a tutti, buona Pasqua, vorrei sapere se ci sono novità nel nuovo DPCM per matrimoni, comunioni, battesimi di quest'estate, una data di ripartenza per avere il tempo di prenotare e ordinare tutto l'occorrente. Mi rendo perfettamente conto della situazione, ma ritrovarsi a dare un ok un paio di giorni prima diventa quasi impossibile organizzare tutto, e ha ragione, ne parlavamo anche con chi gestisce insomma un negozio di vestiti per cerimonie, per matrimoni e altro, e diceva più o meno la stessa cosa, però non ci risulta che ci sia nulla nel nuovo decreto sui matrimoni, comunioni, non c'è ancora una data certa insomma di ripresa, appena la sapremo anche noi ve la faremo sicuramente sapere. Allora, dobbiamo fermarci per una brevissima pausa pubblicitaria, fra poco ci collegheremo con il direttore del Piccolo, Omar Monestier. Bentornati, bentornati in diretta a Sveglia Trieste. Allora, siamo in collegamento con il direttore del Piccolo, Omar Monestier. Buongiorno direttore. Buongiorno a voi, buongiorno ai nostri amici telespettatori. Allora, oggi stiamo ancora così documentando l'operazione vaccini, abbiamo visto la partenza, e lo riportate anche voi in prima pagina sul Piccolo, la partenza delle prenotazioni anche per i cittadini nati tra il 47 e il 51, insomma c'è davvero l'accelerata sperata, no? sulle vaccinazioni, ancora non mancano le difficoltà, però insomma si sta andando avanti. Beh, le vaccinazioni accelerano, ma i vaccini decelerano. Perché questo è il problema, infatti. Vedo che da qualche parte si manifestano i primi segni di un calo della fornitura. Forse le due cose un po' sono unite. È chiaro che più vaccini si fanno, più c'è bisogno di vaccini. Quindi probabilmente una fase di stallo legata anche all'incremento delle vaccinazioni. Però fino a quando abbiamo almeno un vaccino da fare, andiamo avanti. E speriamo di completare presto questo giro. Allora, in prima pagina riportate una notizia importante per le prospettive dell'economia della nostra zona. Colosso dell'acciaio punta su Trieste, previsti 400 posti di lavoro, lo sviluppo industriale nell'area delle Noghere. Quindi in giunta regionale è arrivato questo progetto di un impianto siderurgico all'avanguardia. A proporlo sono Metinvest con Danieli. Una notizia che apre insomma nuove prospettive.
Ma in realtà questa notizia è, se vogliamo, una coda della dismissione dell'area a caldo della Ferriera, anche se non è direttamente collegata. Però c'è questo punto che va ricordato. Trieste è e rimane, oltre che un'area portuale e un luogo dell'intelligenza, dell'università, della ricerca, è e rimane una città industriale che ha attraversato fasi di declino, ma che ha comunque nella sua storia anche questa componente che non va assolutamente deprezzata anche nell'opinione pubblica. C'è un nuovo modo di fare acciaio, di cui Danieli è uno dei capofila nel mondo, ed è un acciaio di qualità con forno elettrico, con una particolare attenzione al consumo di energia e anche alla riduzione del tasso di inquinanti prodotti. Questo nuovo tipo di impianto, che sta prendendo ormai piede in tutto il mondo, verrà probabilmente, se l'operazione va a buon fine, provata anche su Trieste. Ci pareva una notizia molto importante, è stato bravo Diego D'Amelio a scoprirne i particolari. Naturalmente siamo alle prime battute, vediamo come andrà, c'è ancora molto da lavorare, però credo che fosse importante sottolinearla per questi due aspetti. Primo, perché comunque è una notizia di lavoro in una città che ha bisogno di lavoro, e poi riafferma, e scusate, su questo mi soffermo, insisto, sulla dimensione industriale di Trieste, che non può essere soltanto una città della scienza, della ricerca e soltanto di traffici. Nonostante la sua tradizione emporiale, rimane, se vogliamo avere qualcosa da dire ai nostri figli e al futuro, anche una città industriale. È vero, lo dicono spesso anche i sindacati, i rappresentanti dei lavoratori, no? Questa vocazione industriale che è sempre stata piuttosto forte, che negli ultimi anni insomma, ha visto la perdita di tante realtà industriali, invece che dovrebbe invece essere tornare ad essere importante per la nostra città e per il nostro territorio. Direttore, c'è una telefonata, poi magari proseguiamo anche su altri temi che avete trattato in prima pagina. Buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto? C'è qualcuno in linea? Non riusciamo a dialogare, credo sia caduta la linea. Allora invitiamo il nostro telespettatore eventualmente a richiamarci. Sempre riguardo allo sviluppo della città e anche al recupero, no, di alcune parti della città, vi occupate in apertura della cronaca di Trieste della zona della Sacchetta di Riva Traiana, titolate L'area dimenticata in attesa di un futuro, un bel così reportage di quelle che potrebbero essere i progetti di quello che invece lasciamo un po' nell'abbandono, no? Ormai da tanto tempo, a cominciare dalla piscina terapeutica di cui abbiamo parlato anche prima insieme al nostro ospite Vincenzo Zoccano della Consulta dei Disabili e già sottosegretario. Ma qui c'è questa singolarità di una città bella di cui si celebrano sempre i fasti turistici e la beltà dell'area del centro storico. Ci pareva necessario anche ricordare che ci sono zone veramente vicinissime alle aree più belle che sono non in una situazione di degrado, di abbandono, non voglio dire questo perché sono luoghi comuni, ma sono in attesa di una loro ricomposizione, una loro ridefinizione, perché sono cresciute soprattutto negli anni del boom edilizio con un certo disordine, e forse è tempo anche di rimettere insieme non solo il Porto Vecchio ma anche questa parte della città dove i cittadini lamentano non la mancanza di progettualità, in realtà dicono che ce n'è troppa, che ogni tanto qualcuno salta fuori con un nuovo progetto e dice faremo, vedremo, e sono molte le componenti coinvolte, non è soltanto un problema del comune, ci sono anche proprietà private, altre istituzioni, e quindi vorremmo raccontare anche questa parte di città, città bella certo, ma anche con alcune obsolescenze urbanistiche che forse andrebbero affrontate con più decisione. Si sa, la campagna elettorale è sempre un bel momento per far dire alla politica cosa farà dei territori che si accinge a governare. Ecco, quindi questo ci pareva un elemento da mettere nell'agenda di chi governerà al prossimo turno la città di Trieste. Non c'è solo il Porto Vecchio, insomma, chiaramente. Il Consiglio Comunale ieri ha approvato il bilancio, la nota principale che la Tari slitta a settembre, poi si è discusso ancora di piscina terapeutica, ancora di, sì, insomma, di argomenti che hanno fatto litigare, come al solito, maggioranza e opposizione.
Beh, questo è sano, il fatto che litighino è un buon segno, se non sono tutti d'accordo per la democrazia è un segnale di vitalità. Sì, certo, i temi sono un po' sempre gli stessi, credo che sulla piscina terapeutica, vada detto ai nostri telespettatori che chiamano molto spesso e sono attenti a questo tema, che io non credo che sia possibile una soluzione in tempi brevi, nonostante ogni tanto si sentano appunto segnali di accelerazione, ma mi pare una cosa che va per le lunghe. Bene invece per il posticipo del pagamento della Tari, però il posticipo non vuol dire ancora annullamento dell'imposta. Vediamo come sarà poi a settembre, con che situazione ci ritroveremo a vivere, è tutto molto legato alla pandemia. È vero, è un rilievo che ci fanno in tanti, dicono va bene far slittare le scadenze fiscali, però prima o poi i nodi vengono al pettine e in questa situazione di prolungata pandemia, prolungate chiusure, insomma sono tante le categorie, le persone in difficoltà che avranno proprio difficoltà a pagare proprio la anche slittata a settembre. Ma però può essere, dico certo. Una cosa della quale non sono certissimo, perché bisogna vedere cosa ha in mente il governo. Credo comunque che il governo trasferirà agli enti locali una quantità di denaro sufficiente, o almeno in parte in grado di coprire il buco che si è aperto nelle casse comunali, in modo da evitare proprio il pagamento, non soltanto avviare lo slittamento, ma anche arrivare a una cancellazione, perché onestamente chi ha subito molti danni per la chiusura della propria attività non ce la fa, alcuni sì, altri proprio non ce la fanno. È vero. Una bella storia in prima pagina, ne abbiamo parlato sempre prima con il nostro ospite, una storia di riscatto attraverso lo sport, un ragazzo di cui ricordiamo il terribile incidente 4 anni fa nel cantiere di Monfalcone, allora aveva 22 anni, oggi ne ha 26 ed è campione di canoa, di paracanoa, quindi dopo l'infortunio ha avuto una nuova primavera proprio grazie all'impegno sportivo. Guardate, io sono ammirato dalla storia di questo ragazzo, non so se avrei avuto la sua forza di ricominciare, perché ora noi leggiamo l'articolo sul giornale e ci sembra tutto molto semplice, molto facile, ma forse sottostimiamo anche il disagio psicologico che può provare un ragazzo di quell'età, che si vede rubata la vita e che si vede fortemente limitato nelle sue possibilità fisiche. Invece lui è lì che ci dimostra che queste limitazioni possono essere una sfida da cogliere se si vuole sopravvivere, cosa che lui ha fatto, e diventare perfino un'opportunità. È stato molto bravo, lo trovo, come dire, un esempio ammirevole, e io spero che pubblicando questa notizia tutti coloro che vivono in una situazione di difficoltà traggano ispirazione, traggano sentimenti positivi, perché guardate, per affliggersi, come è noto, siamo capaci tutti, no? Per risorgere invece ci vuole molta forza, molta energia, e spero che tanti ragazzi che come lui hanno subito delle tragedie nella loro esistenza, vedendolo si sentano stimolati a uscire dallo stato di disagio nel quale sono precipitati. Ma i primi effetti li abbiamo già avuti qui a Sveglia Trieste questa mattina, qualche telespettatore e telespettatrice hanno già parlato proprio di questo aspetto, sentendo la storia e leggendo sul vostro giornale appunto la storia di Francesco, hanno fatto questo tipo di riflessioni anche mettendole in relazione alla pandemia, alla situazione che stiamo vivendo, quindi già un piccolo effetto positivo. Se posso fare un'ulteriore riflessione, vi ho ascoltati, vi ho visti prima, e questo ha molto a che fare anche col mestiere del giornalista, poiché spesso ci accusano a noi della carta stampata, a voi della TV, di dare soltanto notizie negative, cosa che non corrisponde al vero. Io dico che se uno ha la pazienza di guardare tutti i servizi televisivi di Tele4 e sfogliare tutte le pagine del Piccolo, non trova una rappresentazione soltanto negativa della sua città. Noi abbiamo il dovere di segnalare ciò che non funziona, e non credo che una narrazione solo positiva, cioè va tutto bene sempre, sia, come dire, di uso
di utilità per chi ci legge, per, comunque per tutta la nostra comunità, e sappiamo anche raccontare la parte bella di ciò che abbiamo intorno, e quindi respingo veramente con forza questo pregiudizio che c'è a volte nei confronti di chi fa il nostro mestiere e il vostro, che poi è lo stesso ma su due media diversi. Noi raccontiamo quello che succede mescolando l'alto, il basso, il bello, il brutto, perché la vita è fatta così, è fatta di cose belle e di cose brutte, e cerchiamo con le nostre capacità di raccontarle tutte. Mi associo a questa difesa, insomma, del nostro lavoro e questo aspetto di cui teniamo sempre conto anche noi, è vero. Allora, grazie al direttore del Piccolo, Omar Monestier, appuntamento a sabato, grazie davvero e buon lavoro, buona giornata. Grazie a voi, buona giornata a tutti. Allora, ringraziamo il direttore del Piccolo anche per queste belle parole su questo esempio, insomma, positivo che ci ha raccontato oggi sul Piccolo, dalla prima pagina, poi anche nelle pagine interne naturalmente, a firma Ustolin, questa storia di Francesco Vallon, lo ricorderete appunto 4 anni fa, vittima di un incidente sul lavoro a Monfalcone all'interno del cantiere, investito da un carrello elevatore, poi la lunga riabilitazione, oggi il primo atleta di paracanoa in tutto il Friuli Venezia Giulia. Allora, è il momento di ricollegarci invece con il nostro Bernardo Gulotta per vedere la situazione all'interno del Porto Vecchio ancora una volta e per quanto riguarda proprio le vaccinazioni. Credo prosegua il camera car, vedo pronto il collegamento, allora a te nuovamente la linea, Bernardo. Ecco, allora chiedo scusa, abbiamo avuto probabilmente un problema. Adesso vi facciamo vedere il corretto modo per entrare in Porto Vecchio attraverso la rotonda di Viale Miramare. Questa che vedete alla destra è la fermata dell'autobus più vicina all'accesso pedonale del Porto Vecchio, quindi quella praticamente che precede il cavalcavia di ferro della ferrovia, no? Siamo subito accanto al campo della Roianese. Noi adesso ci spostiamo di nuovo sulla carreggiata e quindi riprendiamo la nostra marcia per farvi vedere che poi sulla sinistra, alla mia sinistra, quindi quella del guidatore, c'è la porticina la quale si accede proprio all'area e si arriva alle spalle della centrale idrodinamica. Lo si vede perché è un palazzone giallo, quindi non si può neanche sbagliare visivamente rispetto al luogo dove bisogna andare. Ricordiamo poi che l'accettazione è invece al centro congressi, non mi veniva il termine, al centro congressi c'è l'accettazione, infatti ora andremo a vedere, perché abbiamo già compiuto un giro e verificato lo stato di fatto, che c'è un buon numero di persone, ci sono un buon numero di persone in attesa della chiamata per la propria vaccinazione. Oggi è una giornata gradevole e quindi è possibile anche stare all'aperto, abbiamo visto come in altre circostanze invece molti cittadini hanno preferito stare all'interno, anche accomodati con le sedie che sono state predisposte ad hoc. Ebbene, qui siamo in mezzo fra le due padiglioni del centro congressi dove si è svolto ESOF, vedete già qui sopra le bitte e alcuni panettoni di cemento le persone in attesa. Ecco dunque che una volta arrivati giriamo leggermente a sinistra perché la strada ce lo obbliga e potete vedere la centrale idrodinamica alla nostra sinistra, il centro congressi. Ora giro con la macchina per far vedere meglio, davanti a noi la fermata della linea 81, e quindi la linea 81 che porta direttamente davanti alla centrale, la 6 che porta un po' più lontano, ma che dopo, attraverso una piccola passeggiata, vi faccio vedere, adesso vi indico il punto da cui si sbuca quando si prende la linea 6. Si arriva da là dietro con quel piccolo cancello che vi ho fatto vedere, si arriva alle spalle praticamente della centrale idrodinamica e voilà, si arriva direttamente nel luogo di destinazione. È tutto. Grazie a Bernardo, grazie alla nostra troupe esterna per questi chiarimenti, e andranno sicuramente a vantaggio dei tanti che ci fanno la domanda di come raggiungere appunto la centrale idrodinamica
per effettuare la vaccinazione. Quindi ricordiamo ancora una volta che da oggi possono prenotare i vaccini anti-Covid le persone nella fascia d'età compresa tra i 70 e i 74 anni, e continuano naturalmente anche quelli di età superiore e le categorie che erano già autorizzate, insomma, a chiedere la prenotazione per vaccinarsi, e quindi anche le persone fragili, le persone con gravi disabilità. Ci scrive Monica: Segulotta scende, va a verificare il passaggio pedonale sotto il ponte, vedrà che è impraticabile da persone su carrozzina, con bastone o sovrappeso. Allora manderemo anche Bernardo, adesso non abbiamo più il collegamento in questo momento, ma eventualmente lo rimanderemo anche a verificare questa situazione. Ringraziamo Monica per avercela segnalata. Allora, invece c'è una notizia dell'ultima ora di cronaca su Trieste Prima, la leggiamo: beccati a bivaccare sulla ciclabile, ma dovevano essere in isolamento, denunciata una giovane coppia. Si trovavano all'imbocco della pista ciclabile in via Gramsci, erano sottoposti all'isolamento fiduciario, intervenuta la Polizia di Stato. Allora, vediamo, denunciata ieri pomeriggio dalla volante della polizia, una giovane coppia che bivaccava all'imbocco della pista ciclabile in via Gramsci, erano sottoposti appunto all'isolamento fiduciario. Quindi questa è la notizia dell'ultima ora pubblicata appunto sul sito di Trieste Prima. Allora, abbiamo ancora una decina di minuti, possiamo tornare anche alla lettura del giornale, dei giornali, in particolare del Piccolo, perché ci sono ancora notizie che non abbiamo fatto in tempo prima a leggervi, come ad esempio la questione dell'economia. Quindi nella pagina dell'economia vediamo: il mattone triestino resiste alla crisi, prezzi in calo ma soffrono gli uffici. Qui si parla del mercato immobiliare, le indagini sono di Nomisma e Tecnocasa. Ma abbiamo una telefonata, la sentiamo subito. Pronto, buongiorno. È caduta la linea, allora andiamo anche a vedere: investimenti tecnologici, imprese del Friuli Venezia Giulia in prima linea, secondo Infocamere. Sempre buone notizie per quanto riguarda appunto l'economia e le prospettive della nostra economia. Abbiamo già visto appunto la notizia che abbiamo commentato anche con il direttore del Piccolo, Omar Monestiere. Adesso vado a ricercarla, eccola qui, di questa importante questo importante annuncio, insomma, di una fabbrica per la lavorazione dell'acciaio. A Trieste è previsto un impianto da 400 posti di lavoro. Leggiamo un po' dell'articolo di Diego D'Amelio: un impianto per la lavorazione dell'acciaio potrebbe rappresentare la prima forma di integrazione fra porto e industria a Trieste nell'ambito del recovery plan. I gruppi siderurgici Metinvest e Danieli stanno studiando la possibilità di installare alle spalle dell'area ex Aquila una nuova fabbrica a basse emissioni che si affaccerà sul mare grazie alla futura banchina ungherese, che viene presentata come in grado di dare lavoro ad almeno 400 persone più l'indotto. L'area prescelta è quella delle Noghere, oggetto di possibili investimenti per 60 milioni nell'ambito del PNRR, il cui iter di bonifica è stato recentemente sganciato da quello del sito inquinato di interesse nazionale per entrare sotto la gestione diretta della regione, e quindi c'è anche questo passaggio importante. Allora, una telefonata. Pronto, buongiorno, chi è in linea con Pronto. Noi? Buongiorno. Pronto, buongiorno, sono Yolanda. Yolanda, buongiorno. Sì, lo senti prima? Sì. Che le ha detto qualcosa che si sta rinviando. Allora, no, si riferiva alla esenzione dal ticket, che è stata prorogata fino a settembre. Ah, grazie. Sì, lo chiedeva un telespettatore, effettivamente è stata prorogata. Sì. Allora vi ringrazio. Di niente. E tanti auguri a tutti.
Tanti auguri. Auguri anche a lei, Yolanda. Grazie, buona Pasqua. Anche a voi, tutti. Grazie, davvero. Quindi, rileggiamo la notizia, quindi sia per Yolanda che per il telespettatore di prima, che per tutti coloro che fossero interessati. Quindi, dalla giornata di ieri, nell'ambito delle operazioni di controllo delle esenzioni sanitarie per reddito, saranno disponibili gli elenchi forniti annualmente dall'Agenzia delle Entrate, nonché dei pensionati INPS. Al fine di evitare che quei cittadini assistiti non presenti negli elenchi e che ritenessero di avere anche quest'anno diritto all'esenzione siano costretti a recarsi fisicamente agli sportelli delle aziende sanitarie per presentare la documentazione, le vigenti autocertificazioni già sottoscritte negli anni 2019-2020 sono prorogate fino al 1 settembre 2021, salvo prolungamento dello stato d'emergenza. Resta inteso che chi avesse cambiato la propria condizione economica e non rientrasse nei requisiti è obbligato comunque a darne comunicazione per la revoca. Lo ha affermato il vice governatore Riccardi. Come ha spiegato lo stesso Riccardi, l'anagrafe sanitaria regionale verrà implementata dei seguenti elenchi: nuovi elenchi esenzioni nazionali validi fino al 31 marzo del 22 del prossimo anno, e precedenti autocertificazioni per reddito e status sottoscritte negli anni 2019-2020 fino al 1 settembre 2021, quindi queste le due tipologie. Le persone possono verificare l'iscrizione nell'elenco degli esenti per reddito e ragioni di salute online attraverso la piattaforma Sesamo, oppure prendendo contatti con l'azienda sanitaria del territorio oppure con il medico di medicina generale. Considerando infine il caso di chi non avesse fatto domanda in passato e ritenesse però ora di avere i requisiti per l'esenzione, la Regione ha dato mandato alle aziende di istituire delle caselle di posta elettronica dedicate per consentire l'invio della documentazione via email, quindi il tutto per agevolare le persone e non farle necessariamente andare agli sportelli delle aziende sanitarie. Allora, una telefonata. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto? Buongiorno, mi buongiorno. Chiamo Angela. Angela, buongiorno. Sì, buongiorno, un'informazione. Prego. Ho un terreno nella zona di Sgomico. La domanda è questa: io e mio marito possiamo andare su questo campetto nostro a prendere aria, un po' d'aria, così passarsela io e mio marito e basta? Allora, perché fuori comune dicono che sì, non si può andare, però non si può andare, però per coltivare il terreno lo potete fare, perché è considerata una sorta di attività lavorativa, insomma, quindi per coltivare questo terreno, per mettere a posto l'orto, insomma, questa cosa si può fare anche fuori comune. Adesso ancora non è il periodo di coltivare, ma non so, per tagliare un po' le viti, qualcosa, qualche lavoretto che si fanno nei campi, insomma. Sì, per i lavori, insomma, per lavorare, insomma, non so esattamente, però per fare lavori agricoli si può fare sui terreni di proprietà, sempre solo lei e suo marito che siete conviventi, sempre con il distanziamento, insomma, senza creare assembramenti, eccetera. E basta, sì, perché non questo, vogliamo... Questo si può fare per fare quei piccoli lavori, insomma, o piccoli grandi lavori. Con l'autocertificazione, sì, che va a fare lavori agricoli nel suo terreno. Per tutti e due le autocertificazioni? Per entrambi, sì, per entrambi. Ma si può fare, non sarà che magari incontriamo qualche agente un po' pignoletto? Nelle FAQ del governo era accertato che si può fare anche con le restrizioni, insomma, quindi... Anche se non facciamo lavori agricoli, in realtà c'è scritto per fare lavori agricoli, quindi per stare lì così non glielo so dire, perché qualcuno, insomma, potrebbe dirle qualcosa, però se va per fare dei lavori, questo sì, lavoretti così, questo si può fare. Comunque, se ha dei dubbi, magari provi a consultare sempre le FAQ del governo. Ho capito. Puntuali. Io ricordo questa cosa, che per fare i lavori agricoli si può anche recarsi appunto in un terreno che sia fuori comune. Questo si può fare. Sì, ho capito. I lavori agricoli, ma non siamo agricoltori. Ma anche per consumo personale. Sì, era comunque previsto.
Ah, ho capito. Va bene, la ringrazio. Di niente, si immagini. Buona Pasqua a tutti voi. Buona Pasqua anche a lei, grazie. Buona giornata. Allora, il bus 81 ci chiedono, è gratuito o a pagamento? A pagamento, come un normale autobus, un servizio di autobus normalissimo come gli altri. Poi ancora... ieri è stata riaperta la strada del Friuli al traffico, sia a senso unico alternato. Avrei una proposta riguardo la linea 44 che non venga percorrere la strada del Friuli, bensì la strada nuova per Opicina, percorso alternativo adottato nell'ultimo periodo durante i lavori a Contovello. Questo è il suggerimento di Rosanna, vedremo se riusciremo magari a girarlo alla Trieste Trasporti per vedere se è possibile spostare proprio questo tragitto della linea dell'autobus numero 44. È tutto per questa edizione della nostra trasmissione Sveglia Trieste. L'appuntamento con Sveglia Trieste è domani. Grazie a tutti per averci seguito e buona giornata a tutti.